nuova tecnica per andare a indagare, credo, la piramide di Cheope. Ecco, appunto, tanto per bellissima, intenderci, è fatto meraviglia. lavoro fatto assieme ovviamente a un ingegnere, suppongo. E Sì. quindi questa la dice lunga sulle molteplici attività scientifiche del professor Malan. Noi ci conosciamo da un po' di tempo, però questa sera io l'ho invitato. Per un aspetto, non so se marginale, però un altro aspetto che lui ha curato. Poi magari parleremo delle cose principali di cui tu ti stai occupando, ma in questo momento io sono molto interessata, come tu sai, con la nostra fondazione, ai bambini e alla didattica dei bambini, perché il bersaglio adesso di una certa vita sono i bambini tramite la didattica. Ecco, quindi so che tu a un certo punto, per anche lì motivi particolari che ci racconterai, ti sei interessato di didattica in generale per i bambini, forse anche per le superiori, e quindi ci puoi dare tu uno spunto, il tuo punto di vista. Poi Sì, sì, magari spazieremo in altre sì, attività sì. che ti vedrò molto coinvolto e di cui io sono molto curiosa, ma anche tutti noi. Sì, Prego, Corrado, grazie. informati. Interrompetemi quando vi pare, se ne avete bisogno. Sì, io ho fatto 40-45 anni all'università, ma nel periodo universitario ho avuto modo di insegnare una brutta parola, poi vedremo perché, ai maestri delle scuole elementari in particolare, quindi ho visto più di 700 maestri che in realtà sono l'85% erano maestre e questo già dà un significato preciso alla situazione. Dal 1986 in poi, perché sapete, nel 1985, se non vado errato, ci fu la riforma della scuola che doveva partire dalla scuola elementare, poi fare le scuole medie, le scuole superiori e poi anche l'università. Il governo fa questa pseudo-rivoluzione e però non si rende conto che non è in grado, non ha gli elementi, non ha la capacità di applicare la riforma che aveva scritto, perché un conto è scriverla, un conto è farla. E allora subappalta questa riforma alla scuola elementare, agli istituti regionali per la didattica che si chiamavano IRSIAE, per chi se lo ricorda ancora, Istituto Regionale, Scuola, eccetera, eccetera. I quali istituti anche loro non sapevano a chi donare questa patata bollente, che e allora loro chiamarono, nel caso della Toscana, chiamarono la docenza universitaria. E io fui in qualche modo coinvolto nel fare questa sperimentazione. Quindi noi dovevamo insegnare tecnicamente ai maestri come insegnare il modulo di scienze, io ero il modulo di scienze, ai bambini piccoli. Allora entro nella scuola, ho visto tanti plessi solari, centinaia di maestri. E mi rendo subito conto di una cosa incredibile. Noi avevamo ancora, per quanto riguarda il modulo di scienze, l'idea della scuola mussoliniana. Se io chiedevo alla maestra un pezzo di legno galleggia o va a fondo, la maestra diceva galleggia. Se io gli rifacevo una seconda domanda, un pezzo di legno con un buco nel mezzo che lo passa da parte a parte va galleggia o va a fondo, l'85% delle maestre diceva che andava a fondo, cosa che ovviamente non è vera. Allora gli chiedevo, il ferro galleggia o va a fondo? Il ferro va a fondo, 100% di risposte positive. E allora se gli chiedevo, ma come mai le navi che sono di ferro galleggiano? Nessuna maestra o maestro che fosse sapeva rispondere. Questo era il problema. Un conto è insegnare le poesie, insegnare la storia, seppur con i mezzi, con i metodi che avevamo allora, che la storia non si sapeva neanche
che casa avesse, ma la scienza era proprio distrutta. Cioè, il bambino delle scuole elementari sapeva che 2 più 2 alla fine faceva 4, su questo non c'erano dubbi, ma non sapeva perché. E il problema è che non lo sapeva neanche la maestra perché 2 più 2 fa 4. A questo proposito mi ricordo un esame in cui io ero in commissione, un esame di Stato all'Università di Pisa, dove un ragazzo si era laureato in chimica fisica teorica, prima alla normale con il massimo dei voti e poi alla statale. L'esame di Stato gli serve per prendere l'abilitazione alla libera professione. Il suo relatore, professor Moccia, grande chimico fisico teorico, chiede al suo ex laureando perché 2 più 2 fa 4. E il suo laureando non sa rispondere. In una analoga situazione, sempre questo docente chiede a un altro suo laureando come si misura la temperatura del sole. La temperatura del sole è una temperatura molto elevata e questo non sapeva rispondere, non aveva la più pallida idea. E allora, alla fine, pressato dalla commissione di 11 persone che gli chiedeva come si misura la temperatura del sole, lui risponde con un termometro. E il professor Moccia, scandalizzato, dice: "Ma sul sole ci sono 5.000 gradi!" E lui risponde placidamente: "Con un termometro lungo, lungo." Ecco, voi sapete perfettamente che la temperatura del Sole si misura attraverso la spettroscopia infrarossa, cioè con l'energia, perché non esiste un termometro lungo lungo, miliardi di chilometri pieno di mercurio, che non avrebbe senso, no? Ecco, ma se quella era la consapevolezza che i nostri studenti avevano uscendo dall'università, forse il problema era a monte, e cioè nelle scuole elementari. E io mi sono interessato delle scuole elementari. Allora, guardate, dov'è l'errore della scuola elementare? Parliamo dell'errore, secondo il mio modesto punto di vista. L'errore è tecnico. La scuola elementare di oggi vuole insegnare la certezza. 2 più 2 fa 4 e basta, non ha importanza che tu sappia perché fa 4. 2 più 2 fa 4 e basta. Vuole insegnare la certezza e quindi si perde, da questo punto di vista, la capacità di far capire al bimbetto che deve imparare a ragionare, no a ricordare. E allora io avevo in quel contesto creato e avevamo creato una serie di sperimentazioni di cui vi faccio alcuni esempi perché bisogna essere pratici. Allora, la sicurezza, la realtà, il problema, la fisica moderna prevede che esista la probabilità che un evento accada. Non la sicurezza, la certezza che un evento accada. Allora non si può insegnare a un bambino di prima elementare che le cose stanno così, che ci sono i buoni, che ci sono i cattivi e non c'è incertezza su questo problema. Perché poi il bambino, quando cresce e diventerà adulto e andrà a votare, crederà che il suo modo di vedere le cose sia quello giusto, quello corretto e non si porrà neanche per lontana idea l'idea che l'altro, il suo compagno, ex compagno di banco, che la pensa diversamente da lui, abbia torto o ha ragione. Allora, il problema è questo. Guardate, facciamo due o tre esperimenti. Prendiamo i bimbetti. Bimbetti di una scuola elementare, di una classe, e li mettiamo di fronte a cinque bicchieri pieni di acqua e di succo di menta. Nel primo bicchiere c'è una goccia di menta, nel secondo bicchiere due gocce, nel terzo tre, nel quarto quattro, nel quinto cinque gocce di menta. E chiediamo al bimbetto: secondo te, in quale dei bicchieri ci sarà più menta? Lui guarda i bicchieri e vede che uno è meno verde dell'altro, perché il succo di menta più è concentrato, più c'è colore. E dirà sicuramente: è quello più verde. Il bimbetto non si sta rendendo conto che sta usando il suo occhio come uno spettrometro.
come uno spettroscopio, come uno strumento che determina la realtà. In quell'istante il bimbetto non si rende conto che lui non è lo sperimentatore solamente, ma è anche lo sperimentato. Guardate che questa cosa è molto importante. La ridico fra 5 minuti in un altro modo. Per essere sicuri, non si può essere così sicuri per un colpo. Sapete, per un punto passa una retta, ma ne passano anche milioni di altre, ne passano infinite rette. Quindi bisogna insegnare al bambino che almeno ci vogliono 2 punti per essere sicuri che la tua misura sia corretta. E allora cosa si fa? Si prendono delle cannucce e si assaggia la menta. Ogni bimbetto assaggia la menta. E che cosa scoprirà? Che il bicchiere più verde è anche il bicchiere più zuccherato. Ancora una volta, siamo sicuri che la misura che abbiamo fatto è quella corretta. Ancora una volta, noi siamo lo strumento, noi siamo coloro che hanno fatto l'esperimento, siamo lo strumento che ha fatto la misura e siamo quelli che danno il risultato. Sapete questo che in fisica quantistica è fondamentale, perché la fisica quantistica moderna, cioè la realtà, come la descrivono i premi Nobel di fisica negli ultimi 40 anni, la realtà è la seguente: noi e l'esperimento siamo la stessa cosa. Noi e l'esperimento siamo collegati da. I fisici che non hanno ancora capito bene come funzionano queste cose parlano di parametri nascosti. Ora, Antonietta, queste cose le sa meglio di me. Parametri nascosti. Cioè, il fisico dice: un giorno scoprirò questi parametri nascosti perché la fisica sa tutto, può tutto, e quindi ora non li sappiamo, ma state tranquilli che un giorno scopriremo. Cosa sono questi parametri nascosti? Nel frattempo, vi dico che le informazioni che noi facciamo, che noi abbiamo in laboratorio, ci dicono che quando io faccio un esperimento, è come se l'esperimento si accorgesse che lo sto guardando. È come se io e l'esperimento fossimo stranamente la stessa cosa. Il maestro deve capire che cosa vuol dire l'esperimento della doppia fenditura, perché il maestro poi lo dovrà spiegare al bambino piccolo, non col sistema della doppia fenditura, ma in un altro modo che poi vedremo, col disegno dell'albero, pensate. Allora, il disegno della doppia fenditura è questa: c'è un cannone che spara un fotone solo, una palletta. Fate finta che si possa fare questo. Una palletta in una parete che ha 2 buchi. Ebbene, e dietro c'è uno schermo che farà vedere la luce e quindi farà vedere il fotone da dove passa. Vi posso assicurare che il fotone in quel contesto passa da tutti e 2 i buchi contemporaneamente. E questo non è possibile, perché se il fotone è una cosa sola, come fa a passare attraverso i 2 buchi? Allora i fisici si sono inventati che il fotone era un'onda. Voi pensate a fare. Vi faccio capire questo. Il maestro deve capire questa cosa con un meccanismo visuale. Noi abbiamo il mare, una roba d'acqua, eh? E abbiamo lo schermo con i 2 buchi che sono attaccati al che galleggiano. Facciamo cascare un sasso dall'altro. Pluff! Il sasso casca nel mare e si forma un'onda. E questa onda va a sbattere contro la superficie dove ci sono i 2 buchi. In questi 2 buchi ripartono altre 2 onde che arrivano allo schermo che sta dietro. E queste si chiamano figure di interferenza. Cioè l'onda creata dal sasso si è trasformata in figure di interferenza. Non ci sarebbe nulla di male. Ah, benissimo. Allora il fotone è un'onda. Il problema è un altro. Quando io mi metto dietro uno di questi 2 buchi e guardo e spio che sta per partire il fotone dal cannone che spara i fotoni, il fotone si accorge che io sono dietro uno dei 2 buchi e mi viene a colpire a me e scompaiono le figure di interferenza. Che cosa è successo? È successo che in qualche modo io ho interagito con l'esperimento che ho fatto. La mia consapevolezza non mi permette fino a questo punto di capire che cosa è successo. Ma vediamo la cosa da un altro punto di vista e poi riportiamo tutto con l'esperimento dei bambini piccoli, che è importante perché i bambini piccoli, quando escono dalla scuola, poi sapranno chi andare a votare, perché questo è il problema fondamentale. In realtà,
È come se noi fossimo i creatori dell'universo. Noi interagiamo con l'universo in continuazione. Quindi ci deve essere una interazione. Quando io so che esiste un fotone, so che esiste, ma per me la mia consapevolezza è vedere il fotone dappertutto. Quindi lo vedo come un'onda di probabilità. Per me è dappertutto contemporaneamente. Ma la cosa svanisce nell'istante in cui io so perfettamente dov'è il fotone perché il fotone mi ha colpito. Nell'istante in cui il fotone mi ha colpito, io ho la consapevolezza di essere stato colpito dal fotone. Quindi tutte le altre consapevolezze scompaiono. Allora l'esperimento della doppia fenditura, così si chiama, si spiega unicamente in un unico modo, col fatto che chi fa l'esperimento può avere la consapevolezza o zero o infinito dell'esperimento. Lui è l'esperimento. Se ha consapevolezza elevata, comprende quello che è successo. Se ha consapevolezza zero, ecco che il fotone appare dappertutto, cioè in nessun luogo contemporaneamente. Come si fa questo con i bambini piccoli? Si prendono due bicchieri di menta e ci se ne mette un po' nel primo bicchiere e un po' quasi uguale nel secondo bicchiere. Il colore sarà sempre lo stesso, ma qualche bambino vedrà un po' meglio di un altro, dice: questo è un pochino più verde. Secondo me c'è più menta di lì. L'assaggeremo. La differenza di zucchero è piccola, quindi metà bambini statisticamente diranno: il primo bicchiere è il più zuccherato. L'altra metà dirà: secondo me è più zuccherato quest'altro. Non c'è più la certezza dell'esperimento. Che cosa sta succedendo? Chi ha torto? Chi ha ragione? E qui il bambino comprende che c'è l'idea malsana che qualcuno abbia torto e che qualcuno abbia ragione. E il maestro gli deve far capire una cosa fondamentale. Dipende, per esempio, da quello che hai mangiato stamattina. Se hai già mangiato dei dolci e la tua bocca è troppo zuccherata e sente male. Lo zucchero della menta, oppure te potresti avere delle papille gustative diverse da un altro, potresti come sentire, c'è chi ha più udito e chi ha meno udito. E quindi la realtà dove sta? Sta in un posto statistico, cioè se più bambini ti dicono mi sa che il bicchiere di destra è quello più corretto. C'è la probabilità che più bambini abbiano fatto più misure ed abbiano ragione i più bambini. Ma allora non si tratta di dire ho sbagliato o ho fatto giusto. Si tratta di comprendere che la realtà è molto più complessa. In questo piccolo esperimento c'è il concetto fondamentale di relatività, di relativismo. Io sono diverso da un altro e la realtà non sta da nessuna parte. La realtà è quello che tu stai per percepire, cioè a secondo della tua consapevolezza, della tua capacità di percepire, tu puoi essere spinto a credere che il rosso sia un pochino meno rosso di un altro tuo compagno di banco, che prima, se non avessi fatto questo esperimento, avresti giudicato uno che non sa vedere. Io so vedere, quello lì è rosso. E l'altro compagno di banco dice: ma secondo me è rosa. Ma te non hai capito. Se io vedo rosso, vuol dire che deve essere rosso per tutti. Chi non vede rosso sbaglia. Questa è la scuola moderna. Non è così, non funziona così. Facciamo un altro esperimento. L'esperimento dell'albero. Si va in giardino, c'è un albero a scuola, 20 bimbetti, disegnate l'albero e tutti disegnano l'albero. Poi cosa facciamo? Prendiamo tutti questi 20 disegni e li appiccichiamo alla superficie, su una parete della classe. I bimbetti vedono che tutti gli altri bimbetti, ognuno di loro, tutti gli altri hanno disegnato degli alberi che non hanno niente a che fare con quello che hai visto te. Certo, ci sarà la capacità più o meno spiccata nel disegnare. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcuno che sa, che è in grado
di riportare una realtà meglio di un altro, di fare un racconto del film che hai visto ieri in televisione più approfondito dell'altro. Riportare quindi una cosa che si chiama mappa del territorio, dove il territorio è la realtà, la mappa è la fotografia che te fai della realtà. I disegni saranno completamente diversi. Io mi giro e dico al mio compagno di banco: ma che cavolo di disegno hai fatto? L'albero è come l'ho fatto io, no? Come l'hai fatto te? E il mio compagno di banco dirà: no, veramente io, il disegno è mio, è quello giusto. Te hai fatto una cosa completamente diversa. E lì la vecchia scuola dirà: uno ha ragione, l'altro ha torto. E chi è che ha ragione? Ha ragione il bimbetto che ha disegnato l'albero come l'avrebbe disegnato la maestra. Cioè, non ci si rende conto che la maestra tende nella scuola moderna a premiare, tra virgolette, lo studente che la pensa come lei. Il professore tende a premiare il discepolo che la pensa come lui. Sapete che cosa vuol dire questo? Che il docente vede a specchio nell'allievo, simile a lui, se stesso. Ed in questo contesto la scuola non si rinnova mai, perché l'allievo che la pensa come il maestro diventerà maestro, vincerà un concorso a cattedra e creerà a sua volta dei mostri uguali a lui. Il che non è né giusto né sbagliato, ma temporalmente l'entropia rimane ferma. Cioè, una scuola di questo tipo non dà la garanzia di creare soggetti rivoluzionari, che sono quelli fondamentali per cui si può migliorare l'universo. Facciamo un esempio tecnico. Avete mai sentito parlare che dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, che è una scuola di eccellenza, sia mai uscito un vero scienziato? No. Non è mai uscito nessun vero scienziato. L'unico povero disgraziato era Enrico Fermi, che proprio perché era diverso è stato buttato fuori 4 volte in tutti e 4 gli anni di fisica e ha dovuto ridare il concorso per rientrare, perché era diverso. E invece la scuola normale è come il conservatorio, direbbe il mio amico Stefano Bollani. Cioè, se devi imparare la musica, non ci andare al conservatorio, perché il conservatorio conserva. Quindi non è che te puoi capire delle cose nuove, puoi accedere a porte nuove, puoi aprire il tuo cervello a un sistema che non sia cancrenicizzato. Questo è fondamentale. Torniamo ai bambini piccoli. Allora, il bambino impara che la realtà non è quella che vede lui, ma la realtà è qualcosa che lui percepisce in quel modo. Guardate che questa è una cosa fondamentale in quel modo. E chi ha ragione, chi ha torto? Bisogna discuterne tutte le volte. Allora qualcuno mi potrebbe fare l'obiezione. Ok, il bambino piccolo torna a casa e dice ai genitori: io la vedo così, quindi io ho ragione e non me ne frega niente di quello che pensate voi. Al bambino gli si deve insegnare una cosa fondamentale. Gli si deve far notare che i suoi genitori hanno molta più esperienza di lui, hanno vissuto molti più anni di lui, hanno avuto più prove di comprensione dell'universo. E quindi è probabile che il bambino piccolo abbia ragione. Non è escluso che i genitori abbiano torto, ma da un punto di vista statistico è più probabile che i genitori abbiano ragione. E questo perché si è capito che la quantità di misure fatte, la quantità di esperienza subita è fondamentale per andare verso la sicurezza del risultato finale. Perché 2 più 2 fa 4? 2 più 2 fa 4 per convenzione. Lo abbiamo stabilito noi che 2 più 2 doveva fare 4. Noi siamo i creatori delle regole. E se domani mattina ci viene voglia di cambiarle, perché le regole vecchie sono vecchie e devono essere modificate, noi possiamo modificarle.
Il bambino piccolo che esce dalla scuola moderna di oggi, moderna si fa per dire, pensa che ci sono delle regole che non devono essere toccate. Eh no, no, la scienza stessa è fatta di regole che hanno l'upgrade ogni giorno. Prima credevo questo, mi sono sbagliato perché poi ho capito che le cose erano diverse e quindi ora cambio opinione. Questa è l'idea fondamentale della sperimentazione con i bambini piccoli. Facciamo un altro esempio. Al terzo anno di scuola elementare si insegna un principio che è detto il principio di reversibilità, che è fondamentale. Cioè, io ho delle cose, le butto dentro una pentola, le mescolo. E dopo però le posso riseparare. Principio di reversibilità. Questo deve essere compreso dal bambino piccolo. Come si fa? Semplice. Si prende i ragazzi e gli si dice: guardate, ora si esce nel parco, si guarda il terreno, la terra, e scopriremo che ci sono le foglie, i sassi, gli insetti, la spazzatura. Dei cristalli. Prendiamo tutta questa terra insieme e la disegniamo. I bambini, no il bambino, i bambini tutti insieme, poi vi dirò perché, procedono al disegno, al tabellone, la terra con dentro tutto. Poi la parte sperimentale è, ora si separeranno tutte le robe che ci sono lì dentro. Si separeranno le foglie, i sassi, gli insetti, la terra, eccetera, eccetera. E nel fare questo useremo degli attrezzi. Non è che io dico al bambino, come si è sempre fatto, usate le pinzette, usate la carta da filtro, usate l'imbuto, usate il setaccio. No, metto tutto su un banco e gli dico. Prendete quello che vi serve, perché questa cosa qui serve per far capire ai diversi bimbetti che si confronteranno tra di loro, tra chi ha fatto la scelta giusta e chi ha fatto la scelta sbagliata, che è un momento fondamentale di comprensione che l'altro, ma perché l'altro ha scelto l'aggeggio giusto per fare questa separazione mentre io ho scelto quello sbagliato? Ma allora sono un coglione. Perché lui è più fortunato di me o no? O ha fatto un ragionamento diverso dal mio? Lui non è più bravo di me perché tutti insieme alla fine avranno prodotto il risultato finale. Quindi non ci sarà come nella scuola anglosassone uno che arriva prima e gli altri stronzi che arrivano dopo. Perché questo è antiscolastico, no? Tutti procedono. Qui ci sarebbe da parlare sul secondo principio della termodinamica, perché tutte queste cose sono applicate perché esistono delle equazioni matematiche più complesse che il bimbetto non capisce. Il secondo principio della termodinamica ti dice sostanzialmente che l'unificazione fa la forza. È un modo di dire. Sapete, il secondo principio della termodinamica si dice in tanti modi, no? Uno di questi modi è sangue dalle rape non se ne cava. Questo è anche un modo di dire secondo principio della termodinamica. Secondo principio della termodinamica ti dice: più siamo uno, tutti quanti, più l'entropia, che è legata alla coscienza, aumenta. Quindi, più questo gruppo di persone siamo tutti insieme, potrebbero essere un gruppo di spermatozoi che vanno a rompere le scatole a un ovulo. Più siamo insieme, più arriviamo in fondo. No? Pensate alla situazione politica odierna. E fatevi due du conti. Benissimo, a questo punto non c'è più rivalità. Io sono più bravo di te, oppure peggio, io porca puttana, te mi stai sulle palle perché hai avuto culo, non sei più bravo di me. Hai avuto culo e hai scelto il sistema di separare le cose meglio e io purtroppo peggio. Ma non è colpa mia, e non è merito tuo, hai avuto culo. Vedete, questa cosa qui contiene una serie di informazioni completamente errate, che il bimbetto in realtà
Ripeto, si impadronisce di queste cose nella scuola moderna, nella scuola italiana. In realtà, il problema della colpa bisogna capire e insegnare, e qui entra la parte psicoanalitica, il rapporto col bimbetto. Non esiste la colpa. Gli esseri umani fanno sempre al meglio di sé. Per quanto possano fare, fanno sempre al meglio di sé. Qualche volta il meglio di sé fa schifo e quindi a qualcun altro gli è venuta meglio questa cosa, ma ognuno ha dato sempre il meglio di sé. In quel momento, quella cosa lì, per lui era il meglio. Scegliere le pinzette e non scegliere l'imbuto era meglio. Quindi tutti arrivano in fondo a comprendere che hanno tutti partecipato con le loro idee, chi più chi meno, ma oggi ho lavorato meno io, domani lavoro più io e te lavori meno. Ecco. A separare la terra dagli insetti, dalle foglie e disegniamo il tabellone. Tabellone che sarà diviso in quattro parti, in cinque parti, ci sono tutte le foglie da una parte, tutti gli insetti dall'altra, tutta la terra da una parte, tutti i cristalli che abbiamo trovato dall'altra e così via. Secondo step. Terzo step. Rimettiamo tutto insieme, rimescoliamo tutto. E per la terza volta chiediamo ai ragazzi di disegnare questa cosa. E lì appare un miracolo. Ci si aspetterebbe che il primo e il terzo disegno fossero uguali. Non è così. Perché? Perché il bimbetto ha capito, ha acquisito consapevolezza che la Terra è fatta di tante cose. E quindi quando la ridisegna in un modo completamente diverso. In questo contesto il bimbetto comprende, senza capire che ha compreso, che l'acquisizione di consapevolezza è data in tutti i processi dell'universo da tre fasi. La prima fase è, per esempio, sono contento, non me ne frega niente di nulla, il mito del buon selvaggio, che mi frega a me del mondo? Sono felice perché sono ignorante. Il secondo step è, porca puttana, devo trovare un sistema a risolvere il mio problema. Terzo step, ho risolto il problema, risono felice un'altra volta. Che differenza c'è tra il primo punto e il terzo punto? Sono felice. C'è l'entropia, cioè l'acquisizione di consapevolezza. Prima ero felice e stupido. Nel terzo punto sono felice e ho Stop un attimo, attiva l'audio. Ok. Eccolo. Ecco. Facciamo un altro esempio. Io sono sano. A un certo punto mi ammalo, secondo step. Capisco che la malattia la devo risolvere in qualche modo, la risolvo, terzo step, sono sano. Che differenza c'è tra il primo step e il terzo step? Apparentemente nessuno. Però per capire E per tornare sano, io ho dovuto capire la mia malattia. Tra il primo step e il terzo step, la differenza è l'entropia, cioè la consapevolezza e la coscienza. Tutti gli step fondamentali dell'universo che riguardano l'acquisizione di consapevolezza sono basati su tre punti fondamentali. Tre punti in cui l'entropia aumenta sempre perché non può diminuire. L'evoluzione dell'uomo, l'uomo della pietra, felice e contento perché non sa nulla. L'uomo di oggi, pieno di problemi che non sa come fare a risolvere, l'uomo del futuro, felice e contento perché ha capito tutto. In questa sperimentazione il bambino non si rende conto, ma inconsciamente lo saprà, che sta facendo i tre step, i tre momenti fondamentali. Prima, non hai bisogno di fare niente. Dopo ti viene chiesto di risolvere un problema e tu lo devi risolvere. E il terzo momento è il punto dove tu hai risolto questo problema. Può essere andare a scuola, può essere risolvere un problema, può essere affrontare un tipo di lavoro. Vuoi tornare contento e felice come eri una volta? Te tocca questo percorso.
Non puoi isolarti in una camera 12 ore al giorno, no, 24 ore al giorno, guardando beatamente un telefonino, perché tu sei rimasto al primo step. Non hai fatto né il secondo né il terzo. Il secondo perché sai che avresti sofferto e il terzo step non ti si pone nemmeno. Lì si impara una cosa fondamentale, che la sofferenza, tra virgolette, cioè il pathos, in qualche modo, che è collegato alla risoluzione di un problema, è fondamentale nell'acquisizione di consapevolezza di sé. Cioè, il bimbetto deve capire che per ottenere dei risultati deve soffrire. Non conosco altra via. Nell'istante in cui il bimbetto fa tutte queste operazioni, dirette dal maestro, che ovviamente deve conoscere perfettamente perché stiamo agendo così, il maestro fa fare dei test proiettivi al bimbetto. All'inizio dell'anno, a metà dell'anno, alla fine dell'anno, perché tre sono i punti da controllare. Perché bisogna controllare se il bimbetto ha capito o no. Non è come la scuola di oggi che, per evitare proprio questo problema, si deve azzerare gli esami. Gli esami non ci sono più. E se ci sono, sono delle farse. Devono passare tutti. Perché? Perché se passano tutti, noi avremo più studenti. Mi disse un docente dell'Università di Pisa, biologo all'Università di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali, insegnava biologia. Non ci interessa che gli studenti sappiano le cose, ci interessa tanti studenti, perché tanti studenti sono tanti soldi. Questa scuola noi non la vogliamo. Noi vogliamo studenti che escano avendo capito le cose, non che servano come mucche da carne da cannone per produrre soldi all'establishment. Questo è l'aspetto fondamentale. Io mi sono trovato all'interno dell'università, un giorno arriva una ragazza di corsa, io uscivo da lezione, insegnavo chimica organica alle scienze biologiche, quindi fai conto 250-300 studenti. Mi viene incontro e mi dice: professore, le vorrei fare una domanda, mi dica, ma non è di chimica? Ah, dico, allora io magari non la so. Eh no, ma l'ho chiesta anche a tutti gli altri docenti del corso di laurea in scienze biologiche e nessuno sapeva darmi una risposta. Dico, meno male, allora così, anche io se non so rispondere va bene. Allora, ma nel DNA perché c'è il fosforo? Non ci potrebbe essere al posto del fosfato che c'è nel DNA il silicio, cioè il silicato? E io la guardo e dico, come non ha saputo rispondere nessuno? Già è un problema di solubilità. Ti immagini un DNA col silicio, di pietra? Non si scioglie niente, nell'acqua soprattutto, nel sangue non si, è un DNA di pietra. Ah, e cosa ti hanno detto? Dico, i tuoi professori, tra cui quelli di biochimica, luminari. Dice, no, ma forse perché di silicio ce n'è poco e di fosforo ce n'è tanto. Ma ti hanno detto una cazzata perché di silicio ce n'è molto di più che di fosforo nel mondo. Ah, già, è vero. E se ne va. Cosa voleva dire questa cosa? Qui io rimango esterrefatto, esterrefatto. Cioè, escono dall'Università di Pisa a Scienze Biologiche, in quel periodo lì, non so se ora è migliorata la cosa, persone che sanno che il DNA è fatto così, ma non sanno perché è fatto così. E questo è gravissimo perché poi gli studenti che escono da queste scuole, a partire dalla scuola elementare fino all'università, non saranno più in grado di decidere, non sanno per chi votare, per il motivo semplice che nessuno gli ha insegnato come ragionare, ma gli hanno insegnato le cose stanno così e basta. Te devi mascherare e mascherati. Questo tipo di operazioni io lo portavo sia a livello di sperimentazione della scuola elementare, sia al terzo anno di chimica industriale, laboratorio di chimica industriale. Vado in laboratorio, faccio lezione e dico: guardate, c'è da fare un esperimento. L'esperimento è questo. Si mescola questo con quello, con quell'altro, con quest'altro. L'apparecchiatura che è necessaria è questa. Si deve montare in questo modo. Gli faccio il disegnino sulla lavagna e poi non faccio come i miei colleghi, che dividono a gruppi gli studenti
e preparano già su ogni banchetto tutta l'apparecchiatura che loro hanno. No, 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 no. Io dico, guardate, laggiù in fondo c'è una montagna di vetreria, scegliete quello che vi serve. Panico totale. Panico totale. Ho visto delle cose mostruose, delle apparecchiature montate in modo mostruoso, ma lì hai un problema, cioè ti rendi conto che l'apprendimento ha due fasi, non una sola. Io ti dico come si fa. Credi che tu l'abbia capito? Lo devi aver capito come si fa, non che lo sai. Lo devi aver capito, cioè lo devi mettere in pratica. E quello è un altro momento. Il momento, vedete, nella sperimentazione con i bambini, gli si fa scegliere cosa utilizzare per separare la roba. Quando il bambino mette insieme tutte le cose e fa un tabellone, che è diverso, il maestro ha un elemento fondamentale, perché attraverso il disegno del bambino riesce a capire che il disegno 1 e il disegno 3 sono diversi. Cosa vuol dire? Che la mappa del territorio, cioè la visione della realtà dei bimbetti, è cambiata. E questo vuol dire che il bimbetto ha capito che aveva prima una idea della terra, del terreno, completamente diversa da quella che ha ora. Esperimento che si può ripetere con la sabbia. La sabbia è fatta di tre cose. All'inizio la sabbia ti viene descritta come una roba grigia. Quando poi la guardi con la lente di ingrandimento, scopri che ci sono tre cristalletti dentro, uno bianco, uno un po' più neretto, che è verde scuro, e un altro rosa, che sono tre componenti diversi, sono tre cose. E allora il bimbetto, quando ridisegna la sabbia, la disegna con tutti i suoi componenti. Questo vuol dire che ha capito. La programmazione neurolinguistica ha una branca che si chiama grammatica trasformazionale. Che vuol dire? Ti guarisco con la parola. Allora, il programmatore neurolinguista ha il suo paziente che gli racconta le cose. Il paziente con la bocca e le parole racconta la mappa del territorio che lui crede di avere. Esempio, tutti gli uomini sono uguali, che questo è un processo di, come si chiama, generalizzazione. Tutti gli uomini sono uguali. Ah, come mai? E la te c'è una tecnica precisa, che ora io non vi spiegherò, ma come mai sono tutti uguali? Dice il PNLista. Sono tutti uguali perché fanno tutte le stesse cose. Sono tutti uguali a chi? Dice il PNLista. Sono tutti uguali a mio padre. Perché sono tutti uguali a tuo padre? Perché mio padre non mi lascia andare in discoteca la sera. In quell'istante la ragazza, sostanzialmente, aveva prima una visione degli uomini, di suo padre, come un maschio, un maschile, un uroboro maschile non identificato. Alla fine comprende attraverso l'uso della parola e la mappa del territorio gli è cambiata, che in realtà è suo babbo che è diverso dagli altri. Qui c'è tutta la psicoanalisi e la psicologia di Neumann. Neumann era uno che era un allievo di Jung e che ha scritto un libro molto interessante. Mi sembra Astrolabio l'ha pubblicato in Italia, Gli stati evolutivi del femminile, no? Dove Neumann traccia tre livelli, il femminile del primo, di secondo e di terzo step, di terzo livello, di terzo tipo, dove fa comprendere proprio queste cose. Allora, il maestro deve per forza aver fatto un percorso di acquisizione di consapevolezza di queste cose, se no non può dirigere il bambino che si trova male perché non capisce perché sto bambino si trovi male. E allora ecco i tre disegni. Guardate, ho fatto come lo squalo. L'ho presa dalla lontana, ma poi stringo, stringo, stringo e arrivo ai tre disegni. Uno fatto all'inizio dell'anno, uno fatto a metà e uno fatto alla fine. Tre disegni che potrebbero essere il disegno dell'albero. Perché? Perché il disegno dell'albero ha un'altra caratteristica, è un test proiettivo. Quindi, a secondo che l'albero sia pieno di foglie, abbia un tronco più o meno elevato, sviluppato in alto, e abbia o non abbia le radici, si comprende una cosa fondamentale che un altro psicoanalista, che in realtà era un grafologo, si chiamava Pulfer,
nel 1921 ha tirato fuori. Facciamo fare a un bambino un disegno e vediamo se questo disegno si sviluppa in verticale, in orizzontale, in alto, in basso, a destra, a sinistra. Da lì poi è nata la grafologia moderna, cioè la gestione archetipale dello spazio. Se un bambino disegna tutto a sinistra, vuol dire che non vuole avere contatto con l'altro bambino a destra. No? Se invece scrive tutto a destra, vuol dire che ha dei problemi con la propria famiglia, col proprio passato, eccetera, eccetera. Ora non vi starò a dire tutte queste cose, però funziona in questo modo e funziona, vi posso assicurare, benissimo. Poi un giorno possiamo parlare del perché funziona. Perché qui dentro c'è un'altra struttura, come è fatto l'universo, ma questo è un altro problema. L'analisi del disegno dell'albero ti dice immediatamente chi sei. Voglio fare un esempio che la maggior parte di voi conoscerà. Il vecchio simbolismo del PD, qualcuno se lo ricorderà, era un albero, era una quercia con tutte le foglie, marrone il corpo, le foglie erano verdi, marrone il corpo e le radici. Benissimo. Allora, voi dovete capire che secondo un altro test fondamentale, che è il test di Max Luscher dei colori, 1925, psichiatra svizzero, i colori hanno un significato preciso. Il verde è il colore della mente, perché è la rappresentazione dell'acqua. Sapete che noi, gli uomini primitivi, avevano corpo. Spirito, mente, anima, fuoco, aria, acqua e terra. Questi erano i quattro elementi fondamentali su cui si basava tutto. Bene, noi ce l'abbiamo ancora dentro di noi, nel nostro DNA, e nei test proiettivi tiriamo fuori questo. Ecco, quel test lì, quella quercetta lì, poverina, aveva tante idee: una chioma verde, un corpo marrone, perché è il colore della terra, tozzo, tozzo, basso e fermo, e le radici che non avrebbero permesso a questo partito di andare da nessuna parte. Ecco, pensate, già dal simbolismo di quella cosa lì si sarebbe visto come il PD si sarebbe poi trasformato in quello che si è trasformato ora, cioè in aria fritta, in niente. E questa cosa qui, come si può fare col PD? Si può fare con i bambini piccoli, analizzare come disegnano un albero, perché quell'albero lì sono loro. Oppure il test che si può fare facendo disegnare i bimbetti. Allora oggi si disegna tutti quanti il mare e il cielo con le stelle. Ora, il mare e il cielo con le stelle, dovete sapere, è un test fondamentale che della Lallemand. La Lallemand è una psicoanalista olandese che ha lavorato anch'essa sui bambini. E noi, il nostro cervello, inconsapevolmente, vede tre livelli, che sono il sopra, il mezzo e il sotto, che sono come nella scrittura: la parte superiore, che sono le idee, la parte interna, che sono il proprio io, e il sotto, che è la terra, cioè i sensi, diremo così. Quindi in alto c'è l'aria, l'animus, l'anima, la parte che è la rappresentazione del lobo destro del cervello, il femminile, con le stelle che sono le idee, che sono le nuvole, che sono non so bene cosa, ma si guarderà. Sono tutte a destra, sono tutte a sinistra, c'è la luna, il mare, per esempio, i figli unici come me disegnavano il mare e al mezzo ci facevano una isoletta con una palma, cioè la fragilità del figlio unico che si sente solitario, solo, incapace di avere contatti con gli altri, circondato dall'acqua, che è la mente, che è il primo cancello fondamentale che ti blocca tutto. E poi c'è la spiaggia, la terra. Oppure c'è un monte che viene a destra, oppure che viene a sinistra. E in quel contesto, quel test è un test chiarissimo di chi sei te. Noi abbiamo fatto disegnare i bimbetti e i bimbetti, ancora una volta, col disegno, hanno detto al maestro chi sono e come e se durante l'anno sono cambiati. Allora, queste sono le cose, i pilastri fondamentali dell'acquisizione di consapevolezza.
Il bambino da una scuola del genere, che è una scuola creativa, comincia a comprendere che il suo compagno di banco è vero che la vede diversamente da lui, ma questo non è peccato. Questo è un momento di arricchimento, perché allora i bambini, i due compagni di banco, si confronteranno per cercare di capire dove sta la ragione, se sta a destra, se sta a sinistra o se normalmente poi finisce per stare al centro. Il bambino sviluppa la capacità di lavorare con gli altri perché lui non ha l'idea di prevalere sugli altri. La prevalenza è un rapporto di divisione. La divisione fa abbassare l'entropia, perché l'entropia, tra le altre cose, è legata a uno strumento fondamentale che è la simmetria dell'universo. Più la simmetria aumenta, più l'entropia aumenta. Allora, vedete qual è il problema? Apro una parentesi brevissima. Io sono in grado di poter far capire che cos'è il principio di indeterminazione di Heisenberg a un bambino delle scuole elementari. Perché lì si comprende una cosa fondamentale. Heisenberg ci ha vinto il premio Nobel e lui, che era marxista-leninista, pensate, ha scritto un libro, non tanto, 50 pagine, un libro dopo aver preso il premio Nobel, e ha detto: ma proprio a me, che sono marxista-leninista, determinista, mi doveva venire fuori sta grana di scoprire l'indeterminazione. Ma perché l'ho scoperta? Ma perché? Ecco, c'è il rapporto che lì bisogna capire. Il bambino Heisenberg proietta al di fuori di sé tutta la parte di sé che lui non ha mai capito, perché questa gli venga addosso e dall'esterno possa essere capita. Heisenberg, da fisico, non comprende che non c'è nessuna indeterminazione, ma non lo capisce, e questa cosa lo ossessiona. Questa cosa ce l'hanno tutti gli scienziati. Lo stesso Gödel è stato un matematico importantissimo, che ha fatto, tra le altre cose, un teorema che vorrebbe, secondo lui, anche se è molto ontologico, dimostrare l'esistenza di Dio. Pensate a un matematico che vuole dimostrare l'esistenza di Dio. Ma Gödel dimostra un'altra cosa, che tutte, pensate, il primo teorema di Gödel dice: il nostro universo è fatto in un certo modo. Dentro ci sono delle regole che noi abbiamo calcolato dell'universo, delle leggi. Queste leggi possono essere o tutte giuste o tutte sbagliate, ma noi non lo sapremo mai. Quando il teorema di Gödel esce, i matematici si vogliono sparare nelle palle, perché in quell'istante per loro la matematica, che era una scienza esatta, si dimostra in realtà un linguaggio inadeguato. Questo è fondamentale per il bambino piccolo comprendere che qualsiasi cosa tu gli dici ha un limite, il limite della tua consapevolezza. Invece ora cosa ti insegnano a scuola? Ti insegnano che c'è il sistema scientifico di Galileo. Galileo c'ha ragione, è quello lì. Allora, se te non conosci le limitazioni del sistema scientifico di Galileo, non puoi utilizzare il sistema di Galileo, perché il sistema di Galileo ha delle lacune. Che Galileo, poveraccio, è qualche anno fa, cioè ora siamo andati avanti, basta con Galileo, cerchiamo di partire da Galileo, modificare quello che lui ha detto. Il bambino piccolo deve capire che oggi 2 più 2 fa 4 perché l'abbiamo stabilito noi, ma domani mattina, se vogliamo, 2 più 2 potrebbe fare 5, perché a noi ci fa più comodo. E questo infatti è il punto dove ti voglio portare. In questo momento la didattica vuole insegnare ai bambini un'altra logica, un'altra verità o non verità, va bene? E io volevo un tuo parere su come questi bambini accetteranno, possono accettare questa cosa o meno, perché loro non hanno un senso critico come tu ci stai dicendo se non glieli insegni. Però in questo momento abbiamo una didattica fuorviante. Quindi cosa succederà? Allora, ci sono diverse possibilità. Devo dire, ci sono diverse possibilità. Noi ci troviamo di fronte a dei bambini che beatamente, come spugne, prenderanno quello che gli dici. Io non sono molto convinto di questa cosa, perché la storia ci insegna che sì, l'80% dei bambini fa così,
ma il 20% dei bambini naturalmente ha una marcia in più e non accetta, per qualche misterioso motivo, se ne potrebbe parlare, non accetta quello che te gli dici. Il bambino ha una caratteristica fondamentale, è appena venuto da di là dove lui sa che l'universo è una cosa sola. Viene buttato qui dentro nella vita ed è egoico al massimo perché non ha capito bene. Tre punti sempre, no? Primo, egoico. Ci sono solo io al centro dell'universo. Tutto mi deve essere dovuto. Poi c'è a 5 anni e mezzo il bambino che comincia ad aver paura di andare nel corridoio buio per andare in camera sua perché lui ha perso consapevolezza del fatto che lui è tutto l'universo e comincia ad avere paura. La paura è una misura dell'idea che l'universo è diviso e non unito. Io ho paura che qualcosa mi salti addosso. Io non avrei paura di questo se so che quel qualcosa sono sempre io. Nell'istante in cui il bambino comincia ad avere paura, comincia ad acquisire l'idea falsa che l'universo è diviso. A scuola, la prima volta che vai a scuola, la maestra ti divide con un gesso la lavagna in due e scrive buoni da una parte e cattivi dall'altra. E in quell'istante ti dà il pessimo insegnamento, il peggiore insegnamento che ti può dare, cioè noi siamo divisi. Ci sono i bassi e gli alti, i bianchi e i neri, i cattolici e i protestanti, i buoni e i cattivi. E in quell'istante quell'insegnamento ti verrà rimarcato per tutta la vita nella testa e che quando andrai a votare penserai sempre di essere categorizzato in un gruppo. Ma la categorizzazione è il potere che te la dà. È il potere che ti dice tu sei juventino, tu sei interista, quindi interista. E gli juventini ce l'hai sulle palle e viceversa. E in quel contesto l'idea del divide et impera è l'unica possibilità che ha chi governa oggi di mantenere il popolo separato. La separazione è legata al piano di dissimetria, la dissimetria è legata all'entropia, e tutto è legato a questa cosa qui. Quindi il bambino piccolo accetta come l'iniezione anti quella roba lì che abbiamo fatto, che hanno fatto perché io non l'ho fatta. Ha diviso il popolo in persone sì e persone no. Ecco, questa cosa è innata in noi. C'è sempre qualcuno che dice no. E questo qualcuno che dice no, quanto conta? Quanto possiamo sperare che chi dice no, da questo punto di vista, cambi il mondo? Allora, guardate, non lo dico io. Lo dice l'esperienza, la mia esperienza didattica, ma lo dice soprattutto il secondo principio della termodinamica. Esperienza didattica. Ogni anno, questo era un corso di chimica organica 1 che facevo per industriali. Ultimamente l'ho fatto per 10 anni, mi sembra, qualcosa del genere. Quindi ogni anno compariva un gruppo di circa 100 persone che si iscrivevano a chimica industriale a Pisa, sempre più coglioni dell'anno prima. Ma c'erano 3 o 4 studenti che si differenziavano sempre di più. Quello che si vedeva è che l'entropia generale solo a un primo approccio poteva sembrare abbassarsi, ma in realtà 2 o 3 tenevano l'entropia sempre più in alto. Quindi la massa andava verso un rincoglionimento totale, ma quelle 3 o 4 persone permettevano comunque all'entropia dell'insieme matematico di aumentare, seguendo quello che è il secondo principio della termodinamica, cioè l'entropia aumenta sempre e non si scherza su questa cosa qui. Quello che succede quindi nella scuola elementare è che comunque chiunque passi da questo pianeta non riuscirà a calpestare tutta l'umanità. E siccome l'entropia ha un'altra sfaccettatura, l'entropia non è né di destra né di sinistra. L'entropia è l'entropia. L'universo è fatto così, no? Noi stessi che siamo i creatori, secondo me, dell'universo, l'abbiamo inconsapevolmente creato così. Questo cosa vuol dire? Che più
tu cerchi di spingere l'umanità in una certa direzione, più l'entropia si stufa e ti dà una mazzata in capo che te non hai previsto, perché esce dalla tua previsione. Quindi può nascere un virus che ammazza tutti gli stupidi a un certo punto e che lascia passare solo quegli altri. Pum! Di botto. Ora dico una sciocchezza, però per far capire. Domani mattina si apre la faglia di San Francisco in due e la nazione che ha procurato il 95% storicamente di tutte le guerre su questo pianeta scompare. Non c'è problema. Ci pensa l'entropia. Ecco, da questo punto di vista, l'entropia dice una cosa fondamentale. Innanzitutto è un principio, quindi non va dimostrato, non è un teorema, è un principio. È così e basta, dice Ilya Prigozhin che ci ha preso il premio Nobel su questa roba. Dice così. Quindi tutto finisce bene. Vuol dire questo il secondo principio della termodinamica. L'acquisizione di consapevolezza aumenterà per tutti, anche per coloro che non vogliono ora aumentare la propria consapevolezza. Non ci sarà mai la fine dell'uomo. L'uomo è fatto per andare in quella direzione. Quindi ora stiamo vivendo un momento di oscurantismo, un momento di pseudofascismo nel nostro totalitarismo, diciamo così, che è più corretto, nella nostra democrazia. Non c'è problema. Chi vuole comandarci finirà per cadere in una trappola, perché qualsiasi cosa fa. Lui non se ne accorge, ma sarà costretto a prendere consapevolezza del fatto che finora si è comportato, tra virgolette, nel modo non corretto, antitermodinamico. E quindi l'universo finirà bene. I bambini, quei tre o quattro che in una scuola di 30 bambini capiscono qualcosa, saranno coloro sicuramente che in un primo momento non comanderanno. Ma perché similia similibus? Creantur, il simile sceglie il simile. Voglio dire, apro una parentesi. Come funziona, per esempio, l'università italiana? L'università italiana funziona così: il professore sceglie come suo allievo prediletto uno che è come lui, come dicevo prima, ma un pochino più stupido, perché così lo può governare. Questo un pochino più stupido diventa professore, sceglierà uno con le stesse caratteristiche, un pochino più stupido, e si arriva a un certo punto a una stupidità totale. In quell'istante il professore totalmente stupido sceglie per sbaglio una persona intelligente. Pum! E si ritorna su. Questo è quello che succede nei concorsi universitari ora. E questo è quello che succederà anche nella scuola. I 27 bimbetti cretini, tre bimbetti che hanno la capacità di comprendere, il potere sceglierà tra questi 27 bimbetti chi dovrà ancora governare. Ma mano a mano che li sceglie, questi non hanno più la capacità di farlo. Perché voi lo vedete nei governanti di oggi. I governanti di oggi non sono i politici di 30 anni fa. Stronzetti uguale, ma almeno stronzetti intelligenti. Questi qui veramente sono fuori di testa. Non sanno neanche. Acculturati anche. La Sì. cultura non c'è, la cultura non c'è più. Voi sapete, a proposito di scuola, che il Movimento 5 Stelle, seguendo quelle che sono le tracce di Licio Gelli e della P2, ha fatto una proposta di legge per togliere lo studio della storia dalla scuola. Perché avrà voluto fare questo? Perché se tu studi la scuola, ti rendi conto che ci sono stati quegli altri prima, quelli che hanno voluto governare in quel modo e che sono quelli che oggi vorrebbero governare nello stesso modo. E allora se te ne accorgi. Come si fa a non fartene accorgere? Non studiare il passato, così non lo vedi, non lo sai. Secondo te, per te è la prima volta che succede questa cosa qui? No, Hitler, Mussolini ci sono già stati. Napoleone, poverino, c'è già stato. Lo studio della storia, sempre nella scuola dei bambini piccoli. Lo studio della scuola è risibile, perché la storia non è quella che c'è scritta sui libri. Lo sanno tutti ormai che non è così. Alla Cioè, fine c'è dice poi. l'uomo primitivo ha scoperto la ruota perché ha visto una pietra che rotolava. Queste sono tutte cazzate. Oppure il fuoco perché un fulmine ha colpito un albero. Dopodiché,
si va a Babilonia. Nel mezzo non si sa cosa è successo, ci sono i famosi giardini pensili, che io quando ero piccolo chiamavo prensili. I giardini pensili di Babilonia. Da Babilonia si va all'Egitto, ci sono i faraoni, 5 minuti sui faraoni e poi la Grecia e Roma. Fine. Non è così. No, no, i nazisti dopo, i Ah, nazisti. Anche sì, beh, i nazisti sono fondamentali, certo. perché la storia la scrivono i vincitori, quindi siamo a posto. Esattamente. Brava, brava. La storia è storicistica. Il problema è che lo studio della storia andrebbe fatto in modo scientifico e allora in realtà bisognerebbe studiare il mito, perché nel mito c'è un unico fotogramma che rappresenta il passato, il futuro ed il presente. Pensate che il mito è una fotografia quantistica del tempo. Invece la storia dipende da chi ha scritto il libro di storia, giustamente. Ma questa cosa qui è fondamentale, no? Facciamo un esempio semplicissimo. Ai ragazzi delle scuole medie gli si insegna Napoleone. E Napoleone a un certo punto c'era il re, Napoleone voleva andare contro il re, e allora cosa ha fatto? Ha dovuto fare la guerra. E la guerra la fa per due motivi fondamentali. Uno, per distogliere l'attenzione sui problemi nazionali, come oggi, e ha bisogno di un esercito. E per prendere l'esercito cosa fa? Dice ai contadini, venite dentro il nostro esercito perché io poi alla fine vi darò la terra. E i contadini ci cadono tutti. Pensate co che uguaglianza c'è, la storia che si ripete col Covid. Voi vi fate la punturina e sarete salvi. Dopodiché cosa succede? Succede che Napoleone va al potere, ma non ci pensa nemmeno a dare il terreno ai contadini. E i contadini cominciano a non voler più fare la guerra e quindi Napoleone perde le guerre a quel punto, che aveva fatto per distogliere l'attenzione politica di un governo che non poteva governare perché non era in grado di governare. Perché bisogna saper governare. Cosa hanno fatto gli americani? La storia che va insegnata in questo modo. Gli americani ci salvano, dicono loro, dai tedeschi e mettono al posto dei tedeschi in Italia le stesse persone che governavano prima. Ma questo l'hanno fatto anche in Afghanistan. Ma perché la storia non viene insegnata così? Perché questa è la realtà, no? Allora, dove si capisce che noi siamo passati da un governante, Hitler, a un altro governante, Biden. Questa è la storia. Insegnare la storia in questo modo vorrebbe dire portare a casa, alla fine del programma, degli studenti che possono pensarla in modo differente, che è meraviglioso, ma almeno hanno un pensiero, sanno di che cosa si sta parlando. Provate a chiedere a voi come si chiama il Presidente della Repubblica a uno studente di 18 anni, 17 anni. Non ha la più pallida idea di chi sia il Presidente della Repubblica. E non parliamo della sua storia, che allora ci facciamo quattro risate. Ecco, da noi, ai nostri tempi, non era così. Certo, la mia scuola era nozionistica. Porca puttana, io mi toccava fare alle scuole medie. Ai miei tempi c'era il latino alle scuole medie, una versione di latino alla settimana, dall'italiano al latino e dal latino all'italiano, un compito in classe di matematica tutte le settimane, un tema tutte le settimane. E ora non è più così. Allora guardate che la cosa fondamentale è il voto. Il voto c'è, ci deve essere il voto. Ma dice, ma poverino, lo studente ha preso 3 e l'altro ha preso 5, mio figlio è più bravo del tuo. Non è che mio figlio è più bravo del tuo, ha preso 3 questa volta, la prossima volta prenderà 9. Che problema c'è? Sono delle valutazioni che sono fondamentali per far capire al soggetto quanto vale. Ma perché la votazione non è più di moda? La votazione non è più di moda per due motivi fondamentali. Prima perché c'è una equalizzazione del sistema, cioè tutti devono mettere la mascherina perché non devi sapere chi sei. Tutti, come i militari, si devono rappare a zero e tutti mettersi la stessa divisa. In Giappone, in Cina erano vestiti tutti di verde a un certo momento. Questo ce l'abbiamo avuto anche nella sinistra di tanti anni fa. Ve lo ricordate il 68 quando tutti si mettevano l'eschimo? Uguale. Il 68 non è servito a niente. Il movimento femminista di allora non ha insegnato nulla. La femmina voleva essere uguale al maschio. Certo. La femmina può essere uguale al maschio, ma la donna uguale all'uomo? No.
E c'è una differenza fondamentale, questo è il bambino piccolo, anche a livello di studio sulla differenza che c'è tra il maschile e il femminile, comprendere che questa differenza ha un suo motivo di essere. Perché non si chiede al bambino, ma perché Dio è di moda? Ma perché Dio, se Dio ha creato l'uomo, non ci ha fatto tutti uguali? Tutte femmine. Sì, per partenogenesi si andava avanti, no? Ha fatto un maschio e una femmina. A un certo punto ha dovuto toglierci una costola al maschio. Perché? Non poteva accontentarsi di una creatura sola, perché l'ha dualizzata. E nel mito c'è scritto, e si può raccontare il mito nella storia. Il mito che è la rappresentazione. Noi non sappiamo cosa è successo, si dice al bambino, ma la leggenda, la storia, la favola, che è quella che al bambino gli piace di più, la favola era che l'uomo era troppo potente e Dio era geloso di lui. Vi immaginate a scuola una cosa del genere, dire Dio era geloso dell'uomo? Ma allora il Papa, ma allora la religione cattolica, ma allora gli ebrei, ma allora i buddisti. E il bambino comprende che questa è una storia, che va letta come una storia, che è piena di contenuti, ma è una storia. È come l'Iliade, è come l'Odissea, è una storia piena di significato, ma non è la verità. Contiene la verità, ma non è la verità. E questo è fondamentale comprendere questa cosa qui, perché nel rapporto finale il bambino esce dalla sua scuola, dalla scuola elementare. Ai miei tempi, in quinta elementare, mi facevano fare le radici quadrate a mente. Alla quinta elementare, che io oggi non me lo ricordo più neanche più come si fanno, ve lo dico subito, a mente. E poi all'esame, mi ricordo, all'esame di quinta elementare, ci fu un maestro che era di un'altra classe, ovviamente, che mi cominciò a dire, vediamo la matematica, allora, quanto fa 2 per 3 per 5 diviso 6 per 7? E io lo guardo e dico, ma che non lo so fare. Come? 2 per 3 per 5 per 4 diviso 6? Non lo so fare. No, che cazzo, non lo so fare. Mi volevano bocciare. Perché 2 per 3 per 4 per 5 diviso 7 te lo fai te. Io non c'ho voglia. Ecco, io sarei stato uno di quei bimbetti che a me, l'anello al naso non me lo metti. Non, pensate che ora ci sono dei bambini, dei ragazzi che l'anello al naso se lo mettono da soli. Ecco, questo per dire, no? Com'è non avrebbe funzionato? Non, con questo bagaglio di matematica, che io credevo che la matematica fosse quella, 2 per 3 per 4 per 5 diviso 7. Arrivo al primo anno di università. Analisi 1, un pazzo della normale, giustamente, viene a farci lezione e ci dice: a me non me ne importa niente che voi fate i conti giusti, i conti li fa il computer, basta che voi fate il percorso corretto, poi i conti chi se ne frega. Cazzo, a me non me l'avevano mai raccontata la matematica così, era un'altra cosa. Da lì cominciai a comprendere che potevo superare un esame di matematica, perché se no, se era 4 più 5 per 2 diviso 7, non l'avrei mai superato. La scuola italiana è fatta di. E poi parliamo dei docenti, già che ci siamo, apriamo una parentesi anche su questo, perché così nel frattempo, in questa prima chiacchierata, abbiamo preso un po' diversi spunti su cui ragionare. I docenti che io ho incontrato, per esempio, all'università, avevano una caratteristica fondamentale, che non erano quelli delle scuole medie, perché quelli delle scuole medie, devo dire, e delle elementari erano veramente bravi, devo dirlo a posteriori, bravi. All'università il tempo, infatti, era cambiato, veniamo più verso di noi, erano tutti estremamente egoici. Cioè l'idea che il professore importante è quello che quando insegna ascolta se stesso con gioia e ha l'idea di dire all'altro: io ho il suo collega una scrivania nel mio studio che è più grande della tua. Questa è l'università che io ho incontrato.
Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa. Egoicità che usciva dalle finestre, cioè, sembrava uno Zeppelin. Dietro a questo c'era l'incapacità di rispondere alle domande più banali. Siamo all'università, quindi te cosa fai? Prendi un docente, non hai capito una cosa, vai dal docente e gli chiedi: scusi, professore, come fa un elettrone a passare dalla parte sopra dell'orbitale P alla parte sotto? Sapete, l'orbitale P è come un salcicciotto, che nel mezzo c'è il nucleo, un salcicciotto. C'è un elettrone che sta sopra e sotto, sopra e sotto, sopra e sotto. Benissimo, però ci deve passare sotto se sta sopra. In quell'istante il docente di fisica quantistica fa un salto indietro mentre gli faccio questa domanda e urla con le mani davanti così: no, non farti questa domanda perché sennò impazzisci. Si gira e scappa nel corridoio del dipartimento. Io mi guardo con il mio co al collega, ora, allora studente, dottor Filippelli, che ora credo si sarà in pensione come me. Era dirigente della USL di Spezia. Rimaniamo stravolti, cioè un pazzo che non è in grado di rispondere a una domanda. Poteva dire: non lo so. No, lui ci ha risposto dicendo: non bisogna pensare a queste cose. Perché ci devi pensare? Un altro docente a cui chiesi: scusa, devo insegnare una cosa agli studenti. Te che fai il corso di ottica, di fisica, che è il tuo corso. Per favore, mi spieghi come mai due fotoni, quando passano attraverso una lente polarizzata, uno dei due si ferma e passa solo l'altro? Qual è il motivo fondamentale? E questo non sapeva rispondere. Allora io gli ho detto: guarda, non sarà per questo motivo, quest'altro, perché io avevo fatto letteratura. E gli mostro i lavori. E lui dice: ma questi saranno lavori, chissà, pubblicati su qualche giornale che non... Come? Dalton Transition, e questa è la Chemical Society inglese. Allora lui mi rispose: mi trincero dietro l'ortodossia delle formule. Delle formule. Delle formule. Mi trincero dietro l'ortodossia delle formule. Cioè, Qualsiasi. non solo lui che insegna quella roba lì, e io quindi mi rivolgo a lui perché lui ne doveva sapere più di me, non si era mai posto quel problema. Ma allora che cazzo insegnava agli studenti? Non porsi la domanda. Questo è il problema. La gente non si pone le domande. E perché non si pone le domande? Ed ecco che torniamo al punto di partenza. Perché ha fatto quelle scuole elementari in cui non t'hanno insegnato che le domande vanno poste, perché non c'è la certezza che la scuola elementare insegna, c'è la probabilità che le cose siano fatte così, ma c'è anche la possibilità che non siano così. Quindi, quando esci da quella scuola lì, te della religione cattolica te ne fotti. Questo per dare un esempio. E non è che la scienza si rivolge contro la religione, perché gli scienziati di oggi sono dei religiosi e non si ricordano più che la vera scienza e la vera religione è nata da un blocco unico, che è la magia. Sapete? Questa è una cosa che i bambini piccoli possano capire. All'inizio c'era Mago Merlino, e Mago Merlino era lo scienziato di turno, ma era anche il teologo di turno, perché parlava con le forze della natura e faceva anche gli esperimenti. Arriva Re Artù e dice: ma questo è troppo potente, a me me frega questo qui. E allora divido la scienza e la religione in due. La scienza e la religione, da quel momento, a livello proprio archetipale, non si sono più ricordati di essere stati divisi, e alla fine la loro vera natura riappare oggi in una scienza che crede nelle formule come la religione crede nei misteri della Chiesa. Le mele cascano per terra perché esiste una formula di Newton che dice che le mele devono cascare per terra. No, le mele se ne fottono della formula di Newton. Cascano per terra per altri motivi, che tra parentesi non sono ancora totalmente chiari, tra le altre cose. Però vedi, tu stai facendo dei discorsi molto logici che però
vanno al di là delle formule di questo tempo. In questo momento, come tu ben vedi, vengono insegnate cose senza logica. E quindi tu mi dici, sì, c'è sempre qualcheduno che capisce che quindi va per un'altra strada e ti posso dar ragione. Però la maggior parte viene deviata da ogni logica, da ogni buon senso, capisci? Sì. Quindi io lo vedo questo come un problema che pagheremo un domani, che stiamo forse già pagando adesso. Assolutamente. Non solo, posso sono perfettamente d'accordo con te, ovviamente, e aggiungo questo fatto, che è dal mio osservatorio, dalla mia esperienza, quindi prendetela per quello che vale, perché potrebbe essere non corretta la mia idea. Io credo una cosa. Lo so che non è politically correct dirlo, però lo dico. La maggior parte degli studenti che noi abbiamo oggi, quindi scuola media, scuola superiore e università, lascio fuori le scuole elementari perché ancora hanno la possibilità di salvarsi, Questi altri sono già completamente col cervello corrotto. Dal mio modesto punto di vista, non c'è più nessuna possibilità di salvezza, tra virgolette. Quindi noi possiamo contare e puntare tutte le nostre sforze solo sulla scuola elementare. Gli altri, fine, perché dopo 5, 6, 7 anni di vita, il tuo cervello è già irreversibilmente condizionato. Non c'è più niente da fare. Certo, ci saranno quelli che non si sono fatti condizionare da nessuno, quindi neanche da noi, e che faranno il loro percorso per quanto riguarda come catalizzatore di caos, che servono sempre nel mondo, sia nel bene che nel male. Ma non ci possiamo più attendere questo fatto. C'è un altro aspetto fondamentale che, visto che si parla di didattica questa sera, vorrei approfondire in questo momento. Noi pensiamo, secondo me erroneamente, che esiste un docente e un discente. Già l'antica filosofia ci diceva che questo non esisteva, cioè non esiste nessun docente, non esiste nessun maestro. A qualcuno diceva, in modo un po' newagiano, il maestro compare quando il discepolo è pronto, sai, tutte queste belle frasi che però non hanno grande significato per noi. In realtà è sempre un discorso entropico. Allora facciamo un discorso con l'entropia. L'entropia, ammettiamo che ci siano due persone che hanno due contenuti entropici e sappiamo che l'entropia, attraverso l'equazione di Shannon, è collegata alla consapevolezza, quindi consapevolezza, informazione, entropia. Delta S, informazione, un teorema di Shannon, meno logaritmo dei microstati, entropia. Noi sappiamo questo. Quindi, cosa voglio dire? Tutto in ogni caso finisce bene, perché qualsiasi cosa succeda, l'entropia da sola aumenta. Da sola aumenta. Però noi abbiamo due persone che hanno due contenuti entropici diversi. E non si possono capire, quindi uno non può insegnare niente all'altro perché non c'è sovrapposizione di stati quantici, si potrebbe dire in fisica quantistica. Poi ci sono tutti gli stati intermedi, i due soggetti possono avere la stessa entropia e non c'è nessun problema che essi si parlino tra di loro, perché quello che sa uno sa anche l'altro. Quindi in questo contesto non c'è nessuna possibilità che un tizio A comunichi con un tizio B. Quindi, cosa voglio dire? La comunicazione non esiste da questo punto di vista. Ma allora, come? Il docente e il discente in che rapporti sono tra di loro? In rapporti non comunicativi così. Quello che viene erroneamente chiamato docente è uno che mostra se stesso. È uno che dice, guarda, secondo me gli acidi reagiscono con le basi in queste condizioni. La mia idea è questa, i miei lavori sono questi, ho fatto questo, ho visto questo, secondo me è così.
Il discente, cioè il bambino, il ragazzo, deve fare uno sforzo, metterti per un attimo nei tuoi panni, mettersi nei tuoi panni, cioè vedere la mappa del territorio dal tuo stesso punto di vista. Mettersi lì e guardare con i tuoi occhi come tu stai guardando il mondo. Dopodiché torna dentro di sé e paragona la sua mappa del territorio alla tua. E se la tua gli piace di più, lui ha imparato. Quindi il processo di acquisizione di consapevolezza, il maestro di questo non deve essere consapevole. Il maestro non insegna niente, il maestro mostra la realtà. Il bambino la può accettare o non la può accettare, ma è il bambino che fa l'atto attivo, il voler fare questo. Il maestro mostra solo se stesso. Da questo punto di vista, il voler fare che fa il bambino è un atto di volontà. Quindi, dov'è il baco di tutto il sistema? L'azzeramento della volontà dei ragazzi. Il ragazzo non ha più nessuna volontà di imparare perché non gliene fotte niente dell'universo, perché soprattutto è stato drogato dalle immagini di YouTube, della televisione, del telefonino e il suo cervello deve essere disinquinato. Pensate, pensate, un cervello che 24 ore al giorno prende informazioni dall'esterno. Non è più capace di produrre lui informazioni all'interno. Io dico a un ragazzo, chiudi gli occhi e immaginati un cubo con ogni faccia colorata in modo diverso che gira sul proprio asse. Nessuno è più capace di farlo. Questo che cosa vuol dire? Che siccome il processo di immaginazione è un processo creativo, la tua creatività non esiste più ed è stata per sempre distrutta. Per questo dico, i ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori e dell'università sono irrecuperabili. Non è possibile una riprogrammazione del cervello, secondo Non è attualmente me. possibile Attualmente. una riprogrammazione perché in realtà la riprogrammazione sarebbe possibile, ma ci vuole una cosa che si chiama atto di volontà. E siccome l'atto di volontà non esiste, non c'è, il ragazzo non ha nessuna voglia di farlo. Perché pensa? Posso Certo, interrompervi un secondo? volentieri. Io chiedevo cosa ne pensa Corrado, ad esempio, io ho una formazione umanistica, la mia scienza è la scienza dello spirito, io conosco quella. E cosa ne pensa lei ad esempio, delle scuole basate sul modello di Steiner, quindi dei settenni che seguono lo sviluppo del bambino naturale, no? E poi Sì. fino ai 3 settenni, e Sì. poi però queste persone vanno nel mondo con poi le difficoltà che ci sono per Certo, tutti, ecco. ma io devo dire questo, dal mio punto di vista, la scuola di Steiner è 1 miliardo di volte migliore della scuola che abbiamo ora. 1 miliardo di volte. È incommensurabile la differenza. La scuola di Steiner ha degli altri problemi di cui possiamo parlare e discutere e migliorare il sistema, arrivando fino a una scuola di Montessori che secondo me è lievemente superiore alla scuola di Steiner, anche se ha minori contenuti. Perché la scuola di Steiner pensa che noi non siamo un pezzo di carne, pensa che il pezzo di carne è vivo perché dentro c'è un'altra cosa, che è fondamentale. Ma prima di arrivare a insegnare questa cosa ai bambini, bisogna passare da quella cosa che dicevo io prima, cioè la comprensione che l'altro non è un tuo nemico, l'altro è la parte di te che te non conosci e che ti sei autocreata all'esterno. Per fare questo ci vuole un percorso che 5 anni di scuola elementare possono bastare. Il Adesso il bambino. peso, io credo che adesso il peso di quel 20% di cui lei parla anche per altre ragioni, lo sentiamo tutti, cioè chi ha questa parte di consapevolezza più sviluppata sente un peso del resto dell'umanità veramente enorme, cioè io lo percepisco, non per dire che io come nozioni non ricordo più nulla,
Se mi chiedono più o meno la differenza tra i periodi storici, la ricordo, però ho imparato, credo, mi è stato insegnato a fare domande e a sviluppare il mio senso critico davanti a qualsiasi cosa. E quindi io credo di sentire oggi proprio il peso di questa cultura che va proprio a diventare solo una nozione. Il telefonino ci dà questo, no? Mi serve una notizia, la Certo. cerco su Google, mi hanno risposto così e c'è Certo. scritto così, quindi è così, insomma. Certo, certo, certo. Sono perfettamente d'accordo su Quindi è questa un cosa. peso pesante anche per quel 20%, quel 30% che lei ha detto essere quello che ha in un certo senso la capacità di resistere, però, oddio, è sparito, non lo vedo più, No, Corrado. aspetta, sto mettendo a posto la Eccolo, telecamera, eccolo. tranquilla. Eccomi, eccomi. No, dicevo, è un peso grosso che noi sentiamo, probabilmente questi interrogativi ci vengono anche da questo peso spirituale che sentiamo, questo peso animico che Sì, ci schiaccia, ci schiaccia. questo è legato al fatto che noi, dal mio punto di vista, ovviamente, ma su questo se ne potrebbe discutere, in una scuola, secondo me, a un livello superiore, in una scuola elementare tipo Pianeta Verde, in una scuola elementare estremamente sofisticata, noi dovremmo studiare anche come siamo fatti dentro. E il bambino si dovrebbe chiedere queste cose, perché il bambino viene in questo Già. mondo per imparare delle cose e a sopportare l'egoicità, a comprendere che l'egoicità che ha all'inizio, vedete le fasi sono sempre tre, sarà anche l'egoicità della fine, cioè lui all'inizio sa di essere una cosa sola e tutto il mondo gira attorno a lui. Non è che ha sbagliato, solo che è egoico e non è consapevole. Alla fine della vita, dopo aver fatto l'esperienza, cioè la seconda fase, la terza fase della vita è: sì, io sono l'universo, ma ho capito che anche tutti gli altri sono me stesso e noi siamo insieme perché sono una cosa sola. Il bambino, ma anche gli esseri umani e soprattutto i genitori in questo contesto non hanno capito che c'è una bella differenza nell'utilizzo delle parole tra il termine solo e il termine unico. Differenza che io ho imparato nella traduzione di alcuni lavori scientifici che pubblicavo quando una volta volevo dire questa è la sola reazione che produce questo prodotto e avevo scritto The Sole Reaction. No, mi disse il professore, The Unique Reaction, cioè è una cosa diversa. Solo vuol dire che tu ti senti solo perché una parte di te ti ha abbandonato, non c'è con te. Quindi tu credi che l'altro sia diviso da te. Unico, non c'è la solitudine, perché te sai che sei anche l'altro, che tutto è uno e quindi unico non ha l'idea della solitudine e vive non in separazione, mentre la persona che si sente sola non ha capito che tutti gli altri, tutto il resto, tutto l'universo sei te. Questa cosa qui, per farla capire a un bambino piccolo, bisognerebbe, che forse è più facile farla capire a un bambino piccolo che a un grande, devo dire anche questo, andrebbe prima fatta capire ai genitori. Chi sono i genitori di oggi? I genitori di oggi sono i nipoti del 68. Il 68 è stata la peggiore rivoluzione culturale che qualcuno potesse fare, perché di cultura non aveva niente. Pensate, è una rivoluzione che non ha promosso nessuna idea alternativa. Una rivoluzione che ha detto le cose così come sono non ci piacciono. Fine. Non c'è nessuna alternativa. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Sì, e poi ecco. Il punto è che però adesso siamo in una situazione che Era una è di molto controcultura, sì. Certo. peggiore, insomma. Senti, io direi di questo. Abbiamo quattro domande. Darei la parola a Davide, Sì. Ok. così sentiamo anche gli altri. Ecco, Davide, sei in diretta. Puoi fare la tua domanda al professore. Buonasera dottoressa, buonasera. No, più che una domanda è un complimento che devo fare a lei, perché, ma a me personalmente ha fatto un grandissimo regalo a mi fare professore, perché a parte il fatto che è pisano come me, Evviva! anche se lui è nato a Spezia, però è pisano, è di Pisa, quindi siamo concittadini, e lo conosco veramente da tantissimi anni, cioè io conosco lui ovviamente non conosce me, Bene, perché perché? probabilmente. No, perché io lo seguivo già attraverso un amico che è un cineoperatore di una emittente locale, un'emittente televisiva locale, che me lo ha fatto conoscere attraverso i suoi libri, attraverso i suoi
sue interviste, eccetera. Quindi io nelle cose che ha detto stasera ci ho ritrovato molto nel libro che ha scritto qualche anno fa, La coscienza ritrovata. Io lo consiglio molto questo libro. E secondo me le cose che ha detto il professore stasera si ritrovano. È un libro molto interessante. E quindi io da quando sono nell'Accademia, dottoressa, a un certo punto ho sperato proprio quasi che venisse invitato prima o poi E questo maestro. quando queste grandi menti si prestano a Sì, venire vero. d'accordo, lo sai che per noi è una gioia, perché noi in questi momenti abbiamo bisogno di capire e di imparare ancora di più. E quindi in questi due Certo. anni abbiamo fatto questo, abbiamo fatto. Io ho avuto la fortuna di scontrarmi con Corrado per tante altre cose, per Santi Hildegarda, diciamoci le cose come stanno. Ecco, va bene. Sì, Poi avevo magari immaginato. ce ne riparli la prossima volta, va Certo. bene? Adesso No, do era. la parola a Paola Melone. Ti ringrazio, Davide, della tua testimonianza. Grazie a voi. Grazie a te. Paola, puoi far tu la Sì. domanda? Sì, buonasera, mi sentite? Sì? Sì. Sì, volevo fare una domanda al professore. Io sono maestra, insegno alla materna e ho rivisto molte delle cose, ovviamente, di cui lei parlava, sia in positivo che in negativo. Diciamo prima quelle in negativo, è che i bambini già dalla materna purtroppo hanno già una forma mentis che è quella tecnologica. E questo è desolante perché si fa fatica a volte a farli concentrare su qualcosa. La loro mente è sempre altrove, hanno una concentrazione proprio minima di pochi secondi. Ma la cosa positiva è che, come diceva lei, il bambino ha mille risorse e quindi basta che gli dai lo stimolo giusto e che insisti su quello stimolo, il bambino cambia. E quindi questo è incoraggiante ed è promettente. E insegno in una scuola a metodo comune, quindi ovviamente ci sono molte molte restrizioni perché c'è il programma da seguire, perché la maestra parla sempre lei, non osserva, e gli piace la sua voce, come diceva prima del docente universitario, è la stessa cosa, e si schiaccia la volontà del bambino. E quindi il bambino già a 5 anni, 3 anni, già non, deve essere un soldatino fermo, quando c'è l'età invece del movimento e deve obbedire, insomma, sostanzialmente la sua volontà è azzerata e poi c'è questa divisione, questa separazione. Poi invece ho il metodo Montessori, per quei figli che frequentano la Montessori e vedo la differenza, soprattutto nella creatività e nella volontà del bambino, che a volte fa anche paura perché dopo diventa anche troppo forte, no? È tipo. Certo. Ecco questo. Però ecco, la domanda che volevo fare adesso brevemente è questo. Lei cosa ne pensa del metodo Montessori? Perché prima l'aveva accennato e ha detto che però povero di contenuti, manca di contenuti, non ho. Sì, No, ecco. no, povero di contenuti rispetto alla Steiner, nel senso che, per quanto mi riguarda, nella scuola Montessori, a differenza del sistema Steiner, non c'è l'idea di insegnare cosa c'è all'interno dell'essere umano, ma ci si focalizza sull'esterno, quindi il sole, i pianeti, il mondo, la gente, e in un modo molto corretto. Steiner in realtà prevede di guardarsi dentro, per trovare quelle cose che assolutamente fuori non si troveranno mai. Quindi c'è un aspetto, per esempio, che riguarda la religione, che è fondamentale, perché nella scuola dire insegno la religione o non insegno la religione sono due limiti che non hanno grande senso. Bisogna invece capire che cosa si tratta, di che cos'è la religione, no? Allora, il rapporto con la religione è la necessità che l'uomo ha, secondo Montessori, di crearsi un Dio all'esterno di sé. Questo Dio all'esterno di sé
serve per tranquillizzare gli esseri umani, perché poi tutte le responsabilità sono degli dèi, sono dei demoni. Invece l'assenza di Dio prevede che esiste solo un'altra possibilità, siamo noi Dio. E noi ci prendiamo sulle nostre spalle la responsabilità di tutte le nostre azioni, cioè non abbiamo più bisogno di crearci Dio. E questo aspetto fondamentale, secondo questo tipo di scuola, prevede il riagganciarsi alla responsabilità. Cioè, quando io vado in chiesa e prego perché ho fatto dei peccati e il Signore mi vuole salvare la vita, io do la responsabilità delle mie azioni a un altro, al prete. Quando vado dal dottore, dico al dottore: dottore, mi guarisca. Il dottore non ti guarisce, il dottore ti dice come guarirti. Ecco, l'idea fondamentale è che quindi tutte queste cose che noi ci creiamo all'esterno, e c'è un motivo del perché ce le creiamo all'esterno, sono in realtà bisogni dell'uomo. Cioè l'uomo ha bisogno di Dio, Dio non ha bisogno dell'uomo. Questo per quanto riguarda Montessori andrebbe valutato. Steiner non ha questo problema perché Steiner la vede da un altro punto di vista. Allora bisogna mediare questi due concetti e poter dare al ragazzo, al bambino, all'uomo tutti gli elementi per cui si possa decidere, non a prioristicamente, se lui ha intenzione di pensare che è probabile l'esistenza di un Dio oppure no. Cioè è lui che deve decidere questo. Noi gli dobbiamo dare solo gli elementi perché lui possa decidere. Noi non dobbiamo quindi imporre una pappa precostituita, prefatta. Un po' tutte le scuole hanno questa limitazione. Ecco, non ci dimentichiamo che il metodo Montessori ha avuto a che fare con il periodo del fascismo, se non ricordo male, per cui è stata anche osteggiata, no, dal fascismo, perché è per forza di cose. Così come una scuola steineriana viene sostanzialmente, sicuramente osteggiata da quella che è la visione cattolica della civiltà occidentale di oggi. Allora, nel bene e nel male, noi dobbiamo tentare di fare una scuola che dica, sulla base dei dati che noi abbiamo oggi, una visione dell'universo. Che sia il nostro target finale è che i bambini, i ragazzi, poi alla fine decidano da soli. E con il rischio che decidano diversamente da quello che vuole l'insegnante. Vabbè, affronteremo anche questo. Va bene. Grazie Paola. Do Grazie. la parola a Barbara Forte, perché adesso le domande cominciano a A bollire. piovere. Barbara, dici. Buonasera. Buonasera, grazie dottoressa per questa bellissima serata. Felicissima di ascoltare il professor Malanga dal vivo quasi. La seguo da sempre, quindi. Stando a ciò che lei diceva, cioè che io condivido purtroppo perché ho tanti esempi di gioventù del momento che praticamente è bella e andata, volevo chiederle, questa gioventù sarà quella che diventerà domani insegnante? Quindi come possiamo pretendere che i bambini poi delle elementari riescano in qualche modo ad avere un cervello pensante? Cosa accadrà? Allora, senti, io purtroppo, anche qui, politically incorrect, esiste una sola possibilità, oggi come oggi. Non possiamo pretendere che la scuola di oggi si autoguarisca, perché non ha la non ha i prerequisiti per farlo. A scuola si parla sempre di prerequisiti. L'unica possibilità che noi abbiamo per salvare i Non ragazzi mandarli a scuola. esattamente, non mandarli a scuola. Nel senso che mandarli a una scuola diversa. E se ci daranno il permesso di farla? Sì, Perché pare che si cominci a sentire anche ostruzioni per quanto riguarda le scuole parentali, ad esempio. assolutamente sì, ma qui c'è un problema che riguarda la consapevolezza degli esseri umani. Cioè, Certo. se il genitore comprende esattamente come stanno le cose,
Da me possono venire 19 carabinieri a dirmi te devi fare una cosa, io gli rispondo ossido d'azoto, no. Ah beh, ok. No, io volevo un rafforzativo a quello che stavo pensando. Quindi, L'hai ok. avuto, mi sa. Ok, sì. Va bene. Benissimo, grazie. Grazie, Grazie. grazie a te, grazie. Elvira, sei sul pezzo? Ci sente? Ti Buonasera. sento, sì. Buonasera. Io intanto sono sorpresa dalle competenze didattiche del professor Malanga che non conoscevo da questo punto di vista, quindi è stata una bellissima sorpresa. Domando se per caso, siccome parlava di PISA, della sperimentazione didattica, se ha fatto attività anche col direttore Sergio Picchi, che so che aveva fatto molta sperimentazione in questo senso, però questa era solo una curiosità. E, più che altro faccio presente che se un docente tenta di aprire questo tipo di strada viene espulso dal sistema, almeno ora come ora. È un po' questa anche l'esperienza che ho avuto, insomma. E Sì, io non è un... sono più docente, quindi mi sono No, tolta no, fuori dal sistema. certo. Allora, guardate, questa cosa qui, dunque, cercherò di dirla in breve, perché il discorso sarebbe molto lungo, ma dipende sempre dall'entropia. Allora, facciamo un esempio didattico, che potremmo fare anche a scuola con i bambini piccoli, perché questa è una cosa bellissima. Voi prendete una provetta di acqua. Una provetta e ci mettete dentro metà acqua. Una provetta contiene circa 25 millilitri di roba, mezza acqua, e l'altra metà ci mettete dell'alcol etilico, che è quello per fare i dolci. Sciacquettate ben bene bene con un dito sopra la provetta, no? Come si fa? E l'alcol etilico è completamente solubile nell'acqua. A un certo punto, quindi fate vedere ai bambini che le due cose si sono mescolate. Bene. Aggiungete un cucchiaio di sale, un cucchiaino di sale, finché sale ci va nell'acqua, fino a che non rimane un corpo di fumo. Agitate e avviene il miracolo. L'acqua butta fuori l'alcol etilico e l'alcol etilico diventa insolubile in acqua salata. Che cosa è successo? È successa una cosa semplice. È successo che l'acqua gli piace tanto l'alcol etilico e lo abbraccia volentieri, gli vuole tanto bene. Però quando butti dentro il cloruro di sodio, cioè il sale da cucina, all'acqua gli piace più il cloruro di sodio e quindi in questo matrimonio alchemico abbraccia il cloruro di sodio e butta fuori l'alcol etilico che diventa insolubile. Quello che è successo è la stessa cosa che è successo negli ultimi 2 anni con il vaccino. Avevamo una società unica. Non sapevamo, non ci eravamo resi conto che c'erano persone intelligenti e cretini. Non lo sapevamo, non ce ne eravamo resi conto. Abbiamo aggiunto il vaccino e c'è stato lo stesso fenomeno, cioè i due si sono separati. Questa cosa, che pur essendo una separazione, è in realtà entropica. Perché? Perché il cloruro di sodio, quando si appiccica all'acqua, butta fuori più calore, cioè diventa ancora più stabile di quando invece abbracciava l'alcol etilico. Che cosa vuol dire questo? Che noi eravamo giunti a livello coscienziale in una situazione in cui in questo mondo dovevamo prendere consapevolezza e coscienza che i cretini esistono. E come si fa? Noi non lo volevamo prendere in considerazione questa cosa. Ci ha pensato l'entropia. Ha inventato questa opportunità che si chiama Covid-19, per cui la gente ha Madonna, capito da sola che ci sono. molto bella questa similitudine, mi piace da morire, mi piace. Sì, ma è l'entropia, è tutto entropico, cioè tutto va nella direzione dell'aumento dell'entropia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che sì, noi siamo stati eiettati fuori dalla società, ma in realtà è il nostro punto di vista, perché in realtà noi non siamo stati buttati fuori dalla società. Potremmo vederla dall'altro punto di vista, cioè li abbiamo buttati fu fuori noi quegli altri, e anche questo sarebbe sbagliato. In realtà c'è stata una opportunità in cui abbiamo dovuto capire che non siamo tutti uguali in questo mondo, che c'è un'umanità di serie A e un'umanità di serie B, che non vuol dire più bravi, più cattivi, meno cattivi, che è duale, vuol dire più consapevoli e meno consapevoli di sé.
Alla fine dell'universo poi tutti avranno aggiunto la stessa consapevolezza, ma in questo istante era necessario che le persone con più capacità consultive con se stessi comprendessero che gli altri non sono come lui. Abbiamo fatto un bel esempio e anche una bella esperienza, diciamo così. Bene, posso dire un'ultima cosa? Perché ci sono ancora tante domande. Harald, sei con noi? Sì? Salve a tutti. Salve. Dici. Da Salonicco, Grecia. intanto, buonasera a tutti, anche al professor Malanga che seguo me da un paio d'anni. Le storie che mi racconta dell'università mi ricordano molto anche la mia storia. Quando c'erano i concorsi per il dottorato, a me non me l'hanno mai detto. Però ho lavorato nella ricerca lo stesso. Comunque, due cose che non so se ha considerato, potrebbe considerare, e tra l'altro, sempre rispetto a Steiner, di cui mi occupo dal 1996, anche a livello professionale e internazionale, non so se ha mai pensato al discorso della psicosomatica, sia come malattie, sia come cure, sia come effetto dell'anima, dello spirito sul corpo. E il passo successivo è quello dell'epigenetica, cioè quello che poi le madri, come esperienza che hanno, trasmettono ai figli e possono trasmettere anche alla nipote, perché cambiano il modo in cui il DNA viene espresso. Non so se ci ha mai pensato. Sì, grazie per la domanda. E sì, certo che ci ho pensato, sono molto attento a queste cose qui io in realtà. Si potrebbe fare una puntata su questa roba qua. La faremo, dai. Comunque è bella risposta. Però tecnicamente noi, dal mio punto di vista, molto semplicemente creiamo all'esterno di noi l'immagine di quella parte di noi che noi non conosciamo, perché è un sistema per poter capire meglio chi siamo in realtà. Quindi noi creiamo non chi siamo all'esterno, ma chi non sappiamo di essere. In questo contesto, il rapporto che c'è tra genitori e figli, e viceversa, tra figli e genitori, è una immagine di questo. Per esempio, noi abbiamo i figli che ci meritiamo. Lo dico in un altro modo, noi abbiamo gli animali in casa domestici che ci meritiamo. Noi guardiamo gli animali e ci rendiamo conto che il gatto è la rappresentazione del maschile, mentre il cane è la rappresentazione del femminile. Il cane, per esempio, è la rappresentazione della fedeltà, è la rappresentazione della gregarietà, è la rappresentazione dell'ubbidienza, è la rappresentazione della madre. Ed infatti è non a caso l'amico dell'uomo, perché l'uomo vuole il cane, perché non si rende conto che nel cane osserva la parte di sé, il femminile, che lui non ha capito e ha bisogno di guardare all'esterno. Così il gatto è la parte maschile, è una parte che non è quella che comanda. Il gatto crede che tu sei il suo padrone? No, è lui il tuo padrone, eccetera, eccetera, eccetera. Così con i figli. Noi abbiamo figli che sono la rappresentazione di quella parte di noi che noi non abbiamo accettato di noi. Per questo ci sono sovente conflitti tra figlio e genitori, perché sostanzialmente non riusciamo ad accettare alcune cose che i nostri figli hanno, che i nostri figli sono, e viceversa. Esempio, il rapporto che ognuno ha come osservatore, come figlio osservatore, con i propri genitori. I propri genitori sono la rappresentazione dell'animus e dell'anima, direbbe Jung. Io dico dell'anima e dello spiritus, ma è solo un problema di verbi. Cioè, il rapporto tra il maschile mio e il femminile mio è la rappresentazione a specchio del rapporto che c'è tra i miei genitori.
Quindi se i miei genitori non vanno d'accordo tra di loro, la mia parte maschile e la mia parte femminile uguale non va d'accordo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che io sono il creatore in qualche modo dei miei genitori, della situation comedy esterna, e dovrei prendere spunto dall'esterno per capire cosa c'è in me che non va. Quindi figuriamoci se io non sto attento a tutte queste cose, e da un punto di vista all'interno della scuola, tra rapporto tra genitori, maestri, l'ho sempre detto, l'ho detto anche prima, ognuno c'ha anche gli studenti che si merita. E qui il discorso chiaramente può andare avanti. Osserviamo l'esterno per comprendere chi siamo. Questa è una cosa che il bambino nelle scuole dell'elementare si può insegnare con una certa facilità, perché il bambino sa osservare la natura se opportunamente indirizzato. D'altronde è anche vero il contrario, è un'occasione sia per i genitori che per l'insegnante di capire i propri sbagli, le proprie debolezze, mettersi in discussione e migliorarsi. Sì, è una cosa meravigliosa sbagliare. Questa è una cosa che al bambino gli andrebbe insegnato. A sbagliare non è così. È meraviglioso. Pensa, tu non sbagli mai, non impari un cazzo. Invece tutte le volte che sbagli impari. Quindi più sbagli, più impari. Non è meglio sbagliare. Ok, va bene. Grazie Harald per la bellissima domanda. Grazie, buonasera. C'è Paolo Esposito. Paolo? Perfetto. Eccomi qua, sentite? Sì. Ok, buonasera a tutti. Prima dico una cosa a lei, dottoressa, che ho già detto a suo marito, a Stefano. Queste serate sono eccezionali, veramente bellissime. Tanto. Io credo che l'Accademia stia facendo uno sforzo enorme. Non solo dal punto di vista, non è una questione solo culturale del sapere nel senso di arricchimento di cultura, è qualcosa che va oltre, nel senso che è la bellezza del sapere, e quindi a noi tutti viene offerta la possibilità di essere persone migliori nel senso di essere più consapevoli. E io, come ho già detto, sono da quando sono parte dell'Accademia è diventata una persona molto diversa, molto più consapevole di me, e quindi volevo testimoniare la mia profonda gratitudine. Tanto bene, grazie. Beh, adesso grazie. Vengo alla domanda. Sei stato molto gentile, grazie. Abbiamo Luciana Crestani. Luciana, attiva il tuo audio. Scusate, ma Paolo doveva fare la domanda. Paolo doveva fare una domanda? No, ha detto, sì. Ha detto che doveva fare una domanda. Ho sbagliato, Paolo? Se posso, sbagliato. Sì. Sì, se sì. Posso, faccio la domanda. Prego. Sì, scusa, pensavo niente, che fosse solo... Dai, non c'è problema. Niente. Eccomi qua. Allora, faccio prima questa riflessione e poi faccio una domanda al professore. Io credo che io ho un concetto spirituale della vita, nel senso che credo che il fondamento dell'universo è una forma di amore che praticamente pervade tutto ciò che esiste, animato o non animato che sia. Credo che se una persona fa un percorso di conoscenza personale, di consapevolezza, può rendersi conto di essere parte di tutto questo, nel senso, diciamo, profondo del termine. Però credo che ci sia comunque un limite, nel senso che una persona può scoprire una sorta di visione d'insieme del proprio percorso esistenziale, e quindi scoprire anche quale potrebbe essere la propria dimensione, in un certo senso come scoprire la propria missione. È un po' come fare una sorta di bene, nel senso più ampio del termine umanità. Però credo anche che ci sia un limite caratteristico degli umani oltre il quale non si può andare. Nel senso che quando si diventa parte di questo bene, questo amore è comunque parte della persona, ma è anche altro. È un po' come se uno nel momento in cui fa questo bene come se venisse, come se fosse un tramite. E questo secondo me pone un limite
oltre il quale un umano non riesce ad andare. Pone, secondo me, il problema dell'esistenza di Dio come limite oltre il quale non ci si può andare. Un po' come se uno potesse vivere l'esistenza cercando di avvicinarsi a Dio pur non potendo diventarlo, anche se Dio è comunque parte degli umani. Volevo il parere del professore su questa cosa. Cioè, cercherò di essere breve perché ci ho scritto un libro ultimamente. Io e Dio. Allora, io e Dio si può anche leggere come io ed io. Perché io ritengo sostanzialmente che Dio non esista, o meglio, noi siamo Dio. Mm-hmm. C'è questa limitazione nel comprendere questa cosa, perché è una limitazione strumentale. È vero. Per esempio, c'è il teorema di Shannon, il secondo teorema di Shannon, che dice una cosa interessante. Dice, quando io osservo una cosa, bisogna che io la osservi con una frequenza che è il doppio della frequenza a cui questa cosa si manifesta. Se no, io non riesco a vederla bene. Per esempio, quando vedete uno dei cerchioni dell'automobile che si sta muovendo, a un certo punto vedete che sembra che la ruota si fermi e che poi giri al contrario. Nell'istante in cui si ferma è perché la frequenza del mio occhio, un ventesimo di secondo, è uguale alla frequenza della rotazione della ruota. È per questo che Shannon dice, se io voglio capire come funziona una cosa, la devo guardare a una frequenza doppia, cioè devo fare più foto nell'unità di tempo. Ebbene, se noi siamo i creatori dell'universo e abbiamo creato l'universo con una frequenza X, nell'istante in cui noi stessi la stiamo osservando con la stessa frequenza. Quindi, in questo universo virtuale, non siamo in grado di osservare l'universo come in realtà esso è. Questo è un primo aspetto di natura fisica. Poi abbiamo un altro aspetto fondamentale. L'universo è finito. Appare infinito da un certo punto di vista di calcolo, però noi abbiamo una indeterminazione, una lunghezza di Planck, un tempo di Planck, una energia massima, un tempo massimo di sviluppo dell'universo che è circa 17, qualcosa gigaanni, miliardi di anni. Questo perché il fotone ha una massa che è 10 alla meno 54 kg, quindi tutto ciò ci dice che l'universo finisce. E l'idea fondamentale è, ma perché Dio avrebbe dovuto fare un universo che finisce? Dio non avrebbe potuto fare un universo che finisce, l'avrebbe fatto, se vuoi, infinito. Ma perché l'ha fatto finito? L'ha fatto finito perché Dio non l'ha creato Dio, ma l'ha creato la coscienza, l'universo. E la coscienza aveva un problema. Sapeva tutto, ma non sapeva una cosa, cosa vuol dire essere in due? Non sapeva che cosa vuol dire essere duale. E allora ha creato un universo per fare questa esperienza, ma solo questa esperienza, e quindi ha creato un universo finito. Se no avrebbe creato un universo infinito, perché avrebbe dovuto fare, per acquisire la coscienza e la consapevolezza di sé, infinite cose. Invece noi siamo qui solo per comprendere che cosa vuol dire essere duali. Cosa vuol dire essere in due? E quando l'abbiamo capito, alla fine della comprensione, abbiamo compreso anche, comprendere che non serviva a fare l'esperienza, però serviva solamente a capire che non serviva a fare l'esperienza. Come disse una volta ai miei studenti, no? Andare a scuola non serve a niente. In realtà serve una sola cosa, a capire che andare a scuola non serve a niente, però per capirlo bisogna andarci. Ecco, questa è l'idea fondamentale. Nel libro che ho scritto metto in evidenza il fatto che noi siamo i creatori dell'universo e che quindi c'è giustamente un'indeterminazione di Heisenberg, perché l'indeterminazione di Heisenberg noi stessi ce la siamo imposta. Perché? Perché quando facciamo l'esperienza deve contenere il pathos dell'esperienza. Cioè, noi non dobbiamo essere come quel film americano in cui l'interprete ricco decide di passare una settimana nel Bronx, perché dopo una settimana sa di tornare ricco. Pronto è a prendere uno e a mettere una settimana nel Bronx non ricordandosi più che lui è ricco. Lui se la fa sotto dalla mattina alla sera. Quella è la vera esperienza. E questo, secondo me, siamo venuti a fare noi. Quindi la limitazione, che poi possiamo anche mettere nero su bianco, perché ci sono delle formule che ci fanno capire questo,
della indeterminazione di Heisenberg ci permette proprio di capire questo. In termini semplicissimi, quando io cerco di comprendere l'entropia sullo spazio-tempo, mi sfugge l'entropia sull'asse dell'energia e viceversa. In qualsiasi modo io scriva l'indeterminazione di Heisenberg, quello che conta è l'entropia. E vi devo dire, purtroppo, l'allungo un po', che questa cosa non ha grande significato, perché l'entropia si conserva. Quindi non ci può essere una indeterminazione sull'entropia, perché è sempre la stessa. Allora, che cosa vuol dire questo durante l'interpretazione dell'indeterminazione di Heisenberg? Vuol dire che l'entropia è quella, è sempre la stessa, ma è la nostra, siccome l'entropia è l'acquisizione di consapevolezza, noi abbiamo consapevolezza solo dello spazio-tempo a discapito della consapevolezza dell'energia, o viceversa. Ma è un nostro problema, una incapacità di arrivare fino in fondo, che noi ci siamo autoimposti. Come risposta è piuttosto salata, come si può dire. Allora diamo la parola a Luciana, che è l'ultima del gruppo. Intanto Luciana, ti ringrazio che mi hai fatto notare che non avevo sentito Paolo nel fare la domanda. Grazie. Dicile, Luciana. Buonasera professore, la ringrazio di questa festa per il cervello che ci ha regalato. E anche se non sono d'accordo molto, guardando all'80%, quel famoso 80% di noi, sull'idea che siamo Dio, anzi proprio per me è proprio tutt'altro. Comunque la bellezza della differente opinione. E poi volevo dire solo, chiedere una cosa: questa, praticamente noi dobbiamo contare molto sull'entropia per salvarci, ecco. E che, se ho ben capito, è quel movimento dell'universo che tende a andare all'esterno, no? In senso centrifugo. Ma quando è che è cominciato a prevalere questo movimento? Perché in origine era il contrario, no? Dunque, sull'entropia c'è una serie di confusioni allucinanti sui migliori libri di fisica del mondo, ci sono scritte delle cose sbagliate, e quindi bisogna fare molta attenzione, anche perché all'università, anche da noi, si insegnano cose non corrette. Allora, l'entropia è stata identificata come qualcosa che ha a che fare con il disordine. In realtà, e l'entropia aumenta sempre, quindi secondo la fisica errata, secondo me, il disordine aumenta sempre. E possiamo vedere subito che le cose non stanno così. Il disordine diminuisce sempre. Per esempio, l'universo si sta raffreddando, si sta omogeneizzando, la densità sta diventando tutta unica, no? Ma allora perché stanno parlando di disordine che aumenta? E la cosa nasce dalla metà del 1800, quando si scopre il secondo principio della termodinamica, che dice che l'entropia aumenta sempre. Allora, siccome l'entropia era la rappresentazione del fatto che l'universo si raffreddava e moriva, la Chiesa Cattolica ci ha messo una mano dentro questa cosa e ha detto: siccome l'universo è la creatura di Dio, non può morire, e gli ha dato un'accezione negativa, chiamandola disordine. Cosa hanno fatto i fisici termodinamici del 1800? Hanno piegato il collo di fronte al potere della Chiesa e di nascosto hanno messo davanti all'entropia un segno meno. Meno delta S, cioè meno disordine, cioè ordine. Così la Chiesa era contenta e i termodinamici del 1800 erano contenti. Purtroppo gli esempi che sono stati fatti nei libri per dimostrare dai fisici cattolici che l'entropia era il disordine faceva ridere le telline, come si dice da noi. Facciamo un esempio che c'è su tutti i libri di fisica. Voi ci avete un sacchetto con le palline verdi da una parte, le palline rosse da una parte, le palline gialle da una parte. Mescolate il sacchetto e si dice: vedi, le palline si sono mescolate, quindi è aumentato il disordine e questa cosa è avvenuta in modo spontaneo. Errore. L'ordine è proprio le palline tutte mescolate insieme, perché c'è l'omogeneità del colore. Cioè,
c'è un piano di simmetria, dove prima il piano di simmetria non c'era. Quindi tutte le volte che un libro, soprattutto i libri scritti dalla Fabian Society, che sono in giro oggi per le scuole medie, riportano questa cosa, che è una cazzata scientifica veramente, e che noi ci ritroviamo alcuni miei colleghi dell'Università di Pisa che continuano a dire queste stronzate qui. Non è vero, l'entropia è l'ordine, e l'ordine aumenta sempre, e l'ordine è la coscienza, e l'ordine è l'informazione. E però il fatto che l'entropia aumenti sempre, questo è valido solo e solamente per il nostro semi-universo, cioè per l'universo fatto di materia, perché dall'altra parte c'è un piano di simmetria dove c'è un universo fatto di antimateria, dove accade tutto il contrario da un punto di vista speculare, per cui c'è il concetto di sintropia, cioè di antientropia, di energia negativa, di massa negativa, eccetera, eccetera. Per cui l'entropia, che è la coscienza, rimane sempre la stessa come valore, e il valore massimo di tutto l'universo di entropia è zero. All'inizio l'entropia di questo semiuniverso è meno infinito, dall'altra parte è più infinito, alla fine l'entropia di questo universo è zero, dall'altra parte è zero. In qualsiasi momento si analizzi l'entropia totale è sempre zero, ma in questo semi-universo l'entropia ci appare aumentare, l'entropia, il delta S, che poi è la consapevolezza dell'entropia, ci appare sempre in aumento, e il valore massimo alla fine sarà zero, perché l'entropia è data dall'equazione di Boltzmann, meno logaritmo dei microstati. I microstati sono per esempio quanti siamo. Mano a mano che noi ci uniremo tutti in un'unica coscienza, il meno logaritmo di 1 arriverà a 0, e quello vuol dire una cosa fondamentale da un punto di vista coscienziale, che noi stiamo andando verso l'unicità del pensiero, l'unicità dell'essere, l'unicità del tutto. Torniamo a essere fase numero 3, che è uguale alla fase numero 1, noi siamo una cosa sola, e questa cosa c'è stata scritta e descritta nell'assunzione, in quello che si chiama il principio di Mach. Mach era, sapete quello che è? Mach 1, Mach 2, Mach 3, gli aerei che volano a quella velocità lì. Mach, ecco, Mach è stato uno che ha dato il là ad Einstein per fare la teoria della relatività. Mach dice sostanzialmente che se l'universo avesse una cosa sola, un corpo solo, questo potrebbe accelerare o decelerare, che tanto non se ne accorge nessuno. Ma se i corpi nell'universo sono due, allora come uno accelera, l'altro lo sente. Questo vuol dire che la gravità, l'accelerazione, l'inerzia è uno scambio di informazioni tra un corpo e l'altro. E siccome viene fuori poi negli ultimi anni Verlinde, che dice che l'entropia è una forza, che la gravità è una forza entropica, e siccome l'entropia è una forza coscienziale, è ovvio che Mach dice sostanzialmente: noi, ognuno di noi, sente della presenza dell'altro, e questo solo e solamente perché siamo una cosa sola. Senti, mi hai aperto un mondo incredibile. Io ho fatto fisica, e questa dell'entropia del meno della Chiesa Cattolica proprio non la sapevo. Io l'ho lessi tanti anni fa su un vecchio articolo delle scienze di un professore di scienza della storia della filosofia della scienza. Ah, e da allora ho fatto degli approfondimenti e ho capito che la Chiesa Cattolica ha messo due punti fondamentali, due paletti fondamentali nella scienza. Uno è a metà del 1800 con l'entropia, e un altro ai tempi di Sant'Agostino, dicendo che il tempo era lineare. In realtà la quantistica dice che il tempo è circolare. I lavori di fisica quantistica parlano chiaro. E prima di Sant'Agostino tutte le culture antiche sapevano che il tempo era circolare. È incredibile. Scopriamo questa sera che il mondo non è quello che conosciamo. Assolutamente, assolutamente. E questo
mi mette un attimino un po' in, non dico in angoscia, ma così mi Ah, vedi, certo, destabilizza, ho destabilizza ragione. parte. Brava, guarda che meraviglia, hai detto una cosa meravigliosa. Sai cosa Davvero? mi dicevano gli studenti? Gli studenti venivano da me a ricevimento e mi facevano delle domande e io gli davo delle risposte che loro condividevano e credevano che fossero esatte, ma alla fine mi dicevano, professore, lei ci destabilizza. Ecco. Questo non vuol dire che sia negativo, No, assolutamente. è un punto di partenza per far aumentare l'entropia ancora Certo, più. l'idea che l'universo sia circolare è una cosa che ti potrebbe destabilizzare, perché se tu ti trovi oggi nel casino, fra 20 anni ti ritroverai nel casino. Non vuol dire questo. L'universo, Sant'Agostino aveva un problema. Il problema era che Dio aveva perdonato l'uomo per il peccato originale. Se il tempo fosse stato circolare, l'uomo avrebbe ripeccato e quindi Dio avrebbe dovuto riperdonarlo. Sant'Agostino non poteva ammettere una cosa del genere, per cui si è inventato il tempo circolare, lineare. Allora, Lineare. salviamo Sant'Agostino. E diciamo che Sant'Agostino la quantistica non la sapeva. Guarda, Sant'Agostino, non ti preoccupare, non succede questa cosa, perché è vero che il tempo è circolare, ma nell'universo il percorso è unico, c'è un cerchio solo, te non fai un secondo percorso. L'universo è un frattale, quindi in questo percorso circolare, mentre si parte da zero e si tornerà a zero, ci sono tanti sottopercorsi circolari frattalici che in realtà hanno una sottofrequenza, per cui alla fine, mentre l'universo avrà fatto un giro solo, gli altri avranno fatto 100 giri, 200 giri, 300 giri, 1 milione di giri. Ma Sant'Agostino così salva l'idea che Dio debba riperdonare un'altra volta l'uomo perché non risuccederà. Bello, senti, diamo la parola di nuovo a Elvira Pinazzi perché si è svegliata a quest'ora. Dicevi. Volevo solo chiedere, il tempo e lo spazio sono frequenze No. e lo spazio viene comunque modificato dalla frequenza tempo. Sì, allora, la fisica ha previsto, ma la dottoressa Gatti ne sa molto meglio di me, ha previsto che se noi facevamo i calcoli sul tempo e i calcoli sullo spazio separati, eravamo facilitati perché ci avevamo meno variabili. Purtroppo è una semplificazione perché lo spazio-tempo, secondo le teorie moderne, sono una cosa sola. Lo spazio-tempo è una cosa sola, non sono due oggetti. Artificialmente lo dividiamo in due, lo spazio e il tempo, ma sono una cosa sola. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo spazio diviso il tempo sono una velocità. Quindi 1 diviso tempo è uguale a una frequenza. Quindi, se volete, lo spazio per una frequenza è uguale a una velocità. Queste sono le formule fondamentali quando si parla di frequenza. Quindi, noi che cosa possiamo immaginarci? Mi immagino che la sua domanda andasse in quella direzione, che lo spazio-tempo oscilla o ingrandisce o diminuisce con una certa frequenza. Questo a alcune teorie lo raccontano. Non siamo in grado di comprendere questa cosa, anche se noi abbiamo fatto dei calcoli, dei conticini, e abbiamo visto una cosa molto interessante, che ci sono dei numeri che rappresentano stranamente delle frequenze, che sono frequenze anche che si ritrovano in un modello geometrico dello spazio-tempo. Per esempio, una di queste frequenze è la classica, quella che la gente chiama 432, 432 Hz. Voi sapete che c'è tutta la teoria per cui suonare a 432 Hz è particolarmente armonico. Questo non lo dico io, non è una cosa newyorkiana. Si prendono 100 persone, l'esperimento è stato fatto, gli si fa sentire una musica a 440, il La quinto del pianoforte a 440 oppure a 432 e gli si dice quale delle due ti è piaciuta di più? L'85% dice 432, quindi vuol dire che c'è qualcosa nel 432 statisticamente, sperimentalmente, che è migliore del 440. Quando noi andiamo a fare
le misurazioni, scopriamo che il 432 in realtà è il 431.8588, pensate, quasi uguale al 432, ma c'è un algoritmo che io ho calcolato che è fatto così: frequenza elevato alla pi greco uguale a un angolo alfa per pi greco al quadrato. L'angolo alfa è esattamente 360 gradi quando la frequenza è 431.8588, cioè l'angolo alfa è un angolo che geometricamente si mette in relazione precisa con pi greco fino alla miliardesima cifra dopo la virgola. Quindi noi abbiamo messo in relazione il 432 con pi greco in una scala musicale for the first time, per la prima volta al mondo, e nessuno ci può dire il contrario perché c'è un algoritmo che lo dimostra. Siccome il nostro cervello è stato dimostrato 3, 4, 5 anni fa da alcuni neurofisiologi che ha un certo numero di neuroni e questi neuroni sono distanziati tra di loro a multipli di pi greco, il nostro cervello sente l'universo e lo legge come fosse un ologramma, perché lui stesso è costruito con la stessa geometria. Quindi tutto è estremamente legato a questo fattore frequenziale, che è la frequenza a cui lo stesso universo pulsa. L'universo pulsa perché se fosse fermo noi non saremmo vivi. Questa è una cosa eccezionale, incredibile, cioè ci vuole una derivata prima, si direbbe in matematica, che è diversa da zero, se no noi non vediamo niente. Ma questo è un discorso matematico troppo complicato che non affrontiamo stasera, però è interessante. Molto interessante. Grazie Elvira, do la parola a Silvia che è l'ultima, poi andiamo a Anna. Ma vorrei anche dire, perché ho letto qualche commento, che se uno vuole approfondire senza andare nei libri di fisica, va bene, può leggere il libro, i libri della professora Malanga, che basta digitare Corrado Malanga e vengono fuori tutti il mondo. Quindi uno o due dei titoli li ha detti questa sera, quindi direi che siete in grado di capire tranquillamente i suoi libri. Silvia, sei l'ultima e dopodiché andiamo a Nanda. Dici Silvia. Buonasera, sono Silvia, ho appena cambiato sesso. Ho un sesso che è multidimensionale e dinamico, quindi cambia vita di tempo. Sì. Dunque, professor Malanga, è stato molto eccitante, stimolante, interessante ascoltarla, e credo che lei abbia piacere, probabilmente, o comunque spero che lei abbia piacere di denotare come anche in questo microscopico consenso di astanti forse magari ci siano quei due o tre cattivi bambini che la pensano diversamente. Lei ha detto molte cose interessanti, io vedo il mondo come lo vede lei, in molte altre cose vedo il mondo in maniera diversa da lei, in alcune cose non sono d'accordo per niente su quello che lei ha detto. E ora non starò qui a spendere ore di tempo per colloquiare con lei, anche perché in primis non è una condizione paritetica, quindi io naturalmente parto dalla condizione di colui che non ha capito, colui che non è particolarmente intelligente, colui che dice cose sbagliate semplicemente perché non abbiamo una condizione di dialogo paritetico, ovviamente, e sia anche perché alle 11:26 è corretto stare qui a consumare il tempo degli altri. Dico soltanto due o al massimo tre cose. Allora, parto da una delle ultime frasi che lei ha detto. Ha detto: questo è un discorso matematico, sarebbe troppo complesso parlarne. Guardi, io sono un ingegnere chimico, sono anche un ingegnere informatico e credo in Dio. Io credo in Dio. C'è qui un professore dell'Università di Zurigo che un giorno mi disse: guardi,
Mi meraviglio che una persona intelligente come lei creda ancora in Dio. L'universo non ha bisogno di un Dio per esistere né per sussistere. E io risposi, ovviamente, questo sono perfettamente d'accordo con lei, non c'è bisogno dell'esistenza di un Dio per la sussistenza di un universo. Però dopo che l'università mi ha spiegato tutto quello, mi ha dato tutto quello che l'università degli esseri umani poteva darmi, in termini di fisica, in termini di matematica, per cui la sua frase sarebbe troppo complesso adesso parlare di matematica, mi ha fatto un po' sorridere, ovviamente. E dopo che ho raggiunto il culmine della cosiddetta scienza, su cui contavo per avere finalmente contezza e conoscenza del mondo, mi sono detto, e beh, tutto qua, ma io ne so ancora meno di prima, non so nulla, non so nulla dell'universo. E a quel punto mi sono detto, le uniche risposte me le dà qualcosa che non è misurabile, ovviamente, perché se fosse misurabile non sarebbe Dio, qualcosa che non è dimostrabile, ovviamente, perché se fosse dimostrabile non sarebbe Dio, qualcosa che soltanto la fede che si nutre del dubbio, la fede non può avere delle certezze, altrimenti non sarebbe fede, mi dà, ed è proprio la fede in Dio che mi spiega non il che cosa dell'universo, ma il perché dell'universo. Una seconda cosa, seconda e ultima cosa, se potrei continuare, però non voglio consumare il tempo, soprattutto a quest'ora della sera inoltrata, è la seguente. Dunque, lei ha posto in relazione la finitezza dell'universo con il concetto della lunghezza di Planck, quindi come se, poiché esiste il concetto della lunghezza di Planck, allora l'universo sarebbe finito, il legame mi sfugge. Anche perché voglio dire, ci sono tanti, cioè, tanti non sono sicuri che l'universo sia finito o infinito, questo è un dibattito aperto. Le dico soltanto questo è un vecchio discorso che ha più di 2000 anni, ovviamente, ma è ancora valido, a mio avviso. Ipotizzando che l'universo fosse davvero finito, e davvero è finito rispetto alla nostra capacità di misurazione. Ripeto, rispetto alla nostra capacità di misurazione, l'universo è certamente finito. Supponiamo che sia effettivamente finito anche oltre la nostra capacità di misurazione. La domanda è sempre quella, ma l'universo finito è contenuto in cosa? È il contenente dell'universo a sua volta? È contenuto in che cosa? E così via. Quindi ci sono dei concetti che, a mio avviso, continueranno a esulare dalla capacità della nostra mente, a sua volta del tutto finita, che la nostra mente, la nostra capacità è certamente finita. Sì, ecco, a lei. Sì, grazie. Questo è un domandone gigantesco. Ora, per problemi di tempo, bisogna che stia un po' stretto nella cosa, perché se no ci facciamo le 3 di mattina su questa cosa qua. Però io parto da un punto di vista semplice. Per quanto riguarda Dio, l'esistenza di Dio, potremmo fare un discorso molto lungo. Dio, se è un essere come la Chiesa lo descrive, cioè un essere perfetto, un essere cioè che ha tutto, che è tutto, eccetera, eccetera, in questo contesto Dio avrebbe creato l'uomo, e l'uomo fa schifo, cioè non è un essere perfetto. Quindi Dio, se fosse un essere perfetto, non potrebbe creare un essere imperfetto, perché diventerebbe imperfetto nell'istante in cui lo crea. Mentre la coscienza, proprio perché è imperfetta, cioè ha capito tutto di sé, ma l'unica cosa che non ha capito è che cosa vuol dire essere duale, si può permettere il lusso di creare qualche cosa di imperfetto proprio per fare l'esperienza che gli manca per raggiungere la perfezione. Questo era la mia idea. Il problema è, e passo alla seconda step, però solo su questo ci possiamo scrivere un libro veramente.
perché c'è Anselmo d'Aosta con la prova ontologica, c'è lo stesso teorema di Gödel che parla di Dio, e potremmo far vedere come questi teoremi non reggono né da un punto di vista matematico, ovviamente, né raziocinante. Se si fa un discorso di fede, allora la fede esce dalla dimostrazione e quindi è tutto un altro discorso. Il problema dell'universo finito o infinito. Allora, facciamo degli step, facciamo 4-5 slide veloci. Primo slide, l'universo è una sfera. Una sfera, o meglio, è un cubo in coordinate cartesiane. È una sfera in coordinate polari. Dopodiché la scienza produce un universo che è toroidale, in coordinate toroidali, dove noi viviamo sulla superficie del toroide. Arriva Hawkins che dice, no, le cose non funzionano così, perché il toroide ha due superfici, una esterna e una interna. L'unico modo di fare un universo è di creare un toroide con una superficie sola. Per fare questo si deve schiacciare il toroide. Quando si schiaccia il toroide si trasforma, come per miracolo, in un nastro di Möbius. Ancora non, perché ha una sola superficie e un solo lato. Ancora non ci siamo, perché il nastro di Möbius non ha un piano di simmetria. Quindi esistono due nastri di Möbius e questo vorrebbe dire che esistono due universi. L'unico modo per ottenere un nastro di Möbius che ha un piano di simmetria è togliere il buco nel mezzo. Come per meraviglia, il nastro di Möbius si trasforma in una specie di farfallone. Io ho nella testa come è fatto. Che ha un piano di simmetria, quindi una sola superficie, un solo lato e un piano di simmetria, cioè non esistono due universi, una sola superficie. La superficie ha un'area, l'area diviso 4 è uguale, secondo Hawkins, in coordinate di Planck, in misure di Planck, dove la velocità della luce, la costante di Heisenberg, la costante gravitazionale e la costante di Boltzmann sono uguali a 1, A diviso 4 è uguale all'entropia. L'entropia, quindi, che è la coscienza, ha una caratteristica fondamentale che è stata dimensionata geometricamente. Questo universo ha una caratteristica, questo nastro di Möbius. Se io ci cammino sopra, non riesco a uscire mai dall'universo, perché in qualsiasi posto vada non trovo mai una barriera. È come se io abitassi in una stanza, se esco da una parete entro automaticamente dalla parete opposta. Questo cosa vuol dire? Che se io vedo l'universo dall'interno, l'universo è finito. Se io vedo l'universo dall'esterno, l'esterno lo potrei vedere dall'esterno, logicamente pensando che è un nastro di Möbius finito in cui io ci giro dentro, ma questo è un artificio mentale, perché non posso vedere niente dall'esterno, poiché l'esterno non è matematicamente e fisicamente dimensionato, cioè non c'è. È come una cosa che c'è quantisticamente tra un tempo e l'altro, il nulla. Quindi io non posso vedere l'universo dall'esterno. Se potessi vederlo dall'esterno lo vedrei finito, ma siccome fuori non esiste, c'è solo il dentro. Facciamo un altro esempio, il problema della particle in the box, la particella nella scatola. Io ho una scatola bidimensionale dove c'è dentro un fotone, un elettrone che gira, e questa scatola dimensionale ha diversi livelli energetici. Mano a mano che la scatola si allunga, i livelli energetici si appiattiscono. Quando la scatola è diventata lunga infinito, i livelli energetici non ci sono più, sono tutti a zero. Quindi a quel punto, quello che era il potenziale infinito, si dice, della scatola, permette, che prima non permetteva alla particella di uscire fuori dalla scatola perché le pareti erano altissime, a questo punto le pareti non ci sono più quando la lunghezza della scatola è diventata infinita. Quindi la particella potrebbe uscire. Ma per andare dove? Visto che la scatola occupa tutto lo spazio. Quindi da un punto di vista fisico e matematico, l'universo, pur essendo spiegabile in modo che è infinito, è, secondo la geometria, un infinito finto, perché è finito. Solo che il fuori non c'è. Non so se mi sono spiegato. Meglio di così, senza una lavagnetta, non lo so fare. Non l'ho seguita, anche perché è stato un po'... Mi consenta, non voglio essere
No, per carità. Cioè, cerco di essere il più flessuoso possibile. Mi è sembrato un'insalata in cui gli ingredienti spaziavano dalla meccanica quantistica, che ha un suo scope ben preciso di utilità, a entità di misura cosmologica. Quindi, voglio dire, utilizzare concetti quantistici per spiegare entità di dimensioni cosmologiche, questo è un qualcosa in cui mi pare che nessuno sia ancora riuscito. Non esiste una teoria del tutto che lega in maniera seamless la meccanica quantistica alla gravitazione, alla cosmologia. Nessuno è stato ancora in grado, certo, di farla. Lì, per cui legare tutte queste cose assieme, diciamo che mi lascia perplesso. Mi fa piacere molto ascoltarle, molto piacevole, ha una grande capacità affabulatoria, davvero, mi piace molto ascoltarla, spero che sarà con noi anche in futuro tante volte, ma non sono per niente d'accordo nel mescolare meccanica quantistica con astrofisica. Non è obbligatorio, certo, essere d'accordo. Sì, a questo punto, brevissimamente, la teoria del tutto in realtà non c'è, secondo il mio modesto punto di vista, perché quelli che sono i parametri nascosti che i fisici tirano fuori quando non sanno come fare, sono precisi, cioè c'è un parametro nascosto che non viene preso in considerazione, e il parametro nascosto, che secondo il mio modesto punto di vista fa tornare tutto, è la coscienza umana. La coscienza umana è la rappresentazione di Dio. Noi siamo Dio, dal mio punto di vista. A proposito, faccio una conferenza a Cirié il 3 giugno, in cui voglio far vedere, dimostrandolo con i numerini, che la forza gravitazionale è una forza coscienziale. E poi la pubblichiamo su YouTube, quindi magari la guarda e poi mi fa sapere cosa ne pensa. Non è obbligatorio essere d'accordo. Ovviamente no. Questa è un'accademia in cui si dà spazio a tutti di parlare. Lei ha detto a Zurigo, all'ETH. Sì. Sì, io sarò all'ETH il 18 e il 19, perché anch'io sono a un congresso e faccio una presentazione, quindi magari se lei da quelle parti ci vediamo, va bene? Così. Sì, certamente, con grande piacere. Sì. Lei di cognome fa Silvia? No, questo è il nome di mia moglie. Esatto, lei di cognome come fa? La contatterò in privato. Ah, molto bene, perfetto. Volevo fare quest'ultima battuta finale. Quando lei ha detto che diamo spazio a tutti, anche a chi non la pensa nello stesso modo, questa è una bellissima cosa, perché ho sentito tanto parlare di entropia, allora parliamo anche di entalpia e di energia libera di Gibbs. Se si desse soltanto spazio alle persone che la pensano allo stesso modo, io direi che la temperatura sarebbe prossima allo zero Kelvin. Allora il contributo dell'entropia sarebbe irrilevante per minimizzare l'energia libera di Gibbs, che rende la reazione spontanea, dovrebbe essere quello che serve per raggiungere l'equilibrio, anche una omogeneizzazione di conoscenza, e quindi dare spazio anche a chi la pensa in un modo diverso e non è d'accordo, certamente è molto importante, anche da un punto di vista termodinamico. Ovviamente sì, noi siamo per questo confronto. A me piacerebbe tanto, lo dico francamente, da fisica, aprire un ring, mettere da una parte il professor Malanga e dall'altro lei a dibattere. Il problema, sa qual è? Che saremmo solamente, voi due li capireste bene, io forse capirei, ma non so quanti altri dell'Accademia capirebbero. Quindi non è possibile, perché io, questa è la seconda volta che io intervengo, io amo il motto di Diogene, latse biosas, vivi nascosto. Sto facendo una gran violenza su me stesso di farmi vedere, di parlare. A me piace vivere nascosto, ecco, dietro le quinte. Non farò il ring allora, va bene.
Sentite, intanto io Corrado vorrei ringraziarti di questa serata che è stata molto interessante e ovviamente i commenti sono tutti molto favorevoli. Abbiamo parlato di didattica questa sera perché io sono molto interessata ai bambini e vedo che anche tu sei della stessa opinione e anche qualche domanda era proprio... diciamo rivolta a queste persone fragili. E quindi se tu sei disponibile io rifarei di nuovo un'altra serata con te, magari parlando della piramide di Cheope. Sì, non c'è problema. Io vedo che tu riesci a parlare di moltissime cose perché di moltissime cose ti sei occupato. Quindi adesso ti lascio andare a letto e ti ringrazio. Grazie a voi e grazie a voi dell'ospitalità. No, guarda, ti richiamiamo perché ovviamente credo che tu abbia altre ricerche che tu hai condotto di cui ci vuoi far partecipi, quindi noi siamo molto contenti di questo. Volentieri, volentierissimo. Come ha detto qualcheduno, sei un buon affabulatore. Sì. Va bene. Allora, spero anche che mi funzionino bene i neuroni, oltre che la lingua. Va bene, ti informa. Allora, grazie a tutti, buonanotte e arrivederci alla prossima settimana, che anche la prossima settimana sarà un po' impegnativa, ve lo dico già subito. Poi ci sentiamo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Chiudo la registrazione. Buonanotte, grazie. The recording has stopped.